Dal bar ristorante Albergo Centova di Perugia state per assistere alla 14ª puntata di Studio 90 lunedì. Sigla. Buonasera, come avete visto, siccome hanno cercato di farmi le scarpe 7 giorni fa, io ho reso pan per focaccia prontamente. E quindi, allora, saluto Giorgiana, bravissima, salve. Tra l'altro, subito all'esordio, ma saluto anche Irene, ovviamente, che è malata a casa, mi piace scherzare ed essere burlone. E allora, a proposito di burloni, presentiamo subito Giacomo Bevilacqua in versione by night, con tutte stelle. Come mai? Si avvicina al Natale. No, questo night. Di solito è lo sfondo del presepe. Invece tu sei adesso... invidioso perché sta camicia non la trovi, l'ho fatta fare esclusivamente per me. Quindi sia tu che farsi, che annuncerai dopo, siete invidiosi. Dunque. Comunque ciao, ciao a tutti. Volevate una bionda, ve l'abbiamo portata. Ecco, esatto, qua. Esatto. Stefano Vaiani, direttore di settecalcio.it. Ciao Stefano. Ciao Fabio, buonasera a tutti. E poi torna con noi, suo malgrado, perché avrebbe voluto rimanere nelle Marche, ma si sa, qualcuno diceva esistono due tipi di... No, diciamo la verità. A noi ci mancava... E l'abbiamo fatto esonerare. L'abbiamo fatto esonerare, io ho influenza nelle Marche. Poi chiederemo se sta facendo gli studi per allenatore di un altro sport, come hai detto tu. No, ci mancava, o meno. L'argomento di conversazione il lunedì. Finalmente è tornato Francesco Farsi. Insomma, Francesco Farsi, ciao Francesco. Buonasera, ritrovo... Tanto con piacere tutti quanti, ma poi un Giacomo in forma fantastica. In grande tra l'altro studio. Devo dire con un look, con questa barbetta che gli dona veramente. Sì, della sì. Camicia hai già parlato tu, quindi... No, della camicia non ci sono parole. Allora, adesso cominciamo come nostro consueto, diciamo, scaletta, cominciamo a parlare di calcio, ma prima però... Abbiamo ripristinato il settore giovanile. Allora, Giorgiana ci dirà... Giorgiana, diciamo, è la prima volta che si esibisce, diciamo, tra virgolette, in TV. E quindi dobbiamo fare ancora bisogna, di più complimenti. Esatto, ma non la fare emozionare, perché poi dopo adesso no, deve dirci... No, quindi i telespettatori avvertiranno che è un po' emozionata, ma la bellezza va a coprire, diciamo, eventualmente qualche mancanza. Certo. Allora, Giorgiana, noi abbiamo, l'ho detto io, abbiamo ripristinato il settore giovanile. E dove sono andati Irene e Carlo questa settimana per la prima parte? Vedremo adesso la prima parte. Allora, questa settimana siamo stati ad Umbertide per il settore giovanile dell'Agape. Ciao a tutti amici di Studio 90, questa settimana vi faremo conoscere il settore giovanile dell'Umbertide Agape e lo faremo attraverso la presidentessa Marta Grassini, il responsabile Lucarini Andrea, ma andiamo subito a conoscerli. Buonasera. Buonasera. Allora, ne approfittiamo subito per sapere qualcosa in più sulla prima squadra. Siete soddisfatti dell'andamento? Sì, la prima squadra è, per noi è quello che è, diciamo, la perla. Siamo soddisfattissimi perché è composta nella quasi maggioranza da ragazzi di Umbertide e anche ragazzi della Juniores. Quindi devo dire che il direttore sportivo quest'anno ha fatto un lavoro eccellente. E per quanto riguarda i risultati, ecco, siamo ancora ad inizio stagione, perciò c'è ancora tempo per parlare di grandi soddisfazioni. A questo punto è giusto anche nominare il nome del direttore sportivo. Sì, adesso me lo ricordo così, Giacomo Topazio. Benissimo, perché lei è sempre al timone? È una scommessa con se stessa? È un'esigenza? È una malattia o un grande amore? Ma innanzitutto diciamo che è un grandissimo amore. Questa realtà è per me diventata quasi come una famiglia.
il bene che si vuole ai ragazzi, il rispetto e la fiducia che viene a crearsi con i mister, il lavoro che viene fatto con la società, con il direttivo. Che vi dico, sono stata riconfermata, quindi significa che la scorsa stagione ho fatto bene, perciò vediamo se anche quest'anno riuscirò a fare ancora meglio. Certo, ne siamo convinti. Andiamo dal responsabile. Allora, voi avete come obiettivo di formare ragazzi utili alla prima squadra. Ci state riuscendo e perché è così difficile raggiungere questo obiettivo? Ma noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere per la prima squadra, questo è il nostro obiettivo. Però noi sappiamo chiaramente, salendo dai piccolini, dove si aprono i primi calci, arrivando esordienti, dove noi dobbiamo formare sia bambini, educarli e insegnargli calcio. Poi passiamo alla fase successiva, che è praticamente la fase dei giovanissimi e allievi, dove lì si incomincia a lavorare un obiettivo prima squadra. E chiaramente è difficile. Difficile è creare dei ragazzi che siano pronti con la serietà, dedizione, educazione. Questo è il nostro obiettivo che la società si pone dall'inizio, partendo dal 2017, sono i bambini dei primi calci, arrivando al 2006 che sono gli ultimi esordienti, che devono uscire dei ragazzi che abbiano una identità calcistica ma anche un'identità personale che, come uomini, come ragazzo per la vita. Questo è l'obiettivo che si pone la società, il presidente ha sempre messo i puntini nel lavorare in questo obiettivo, crescere, ma crescere ragazzi per il futuro, perché non è solo il calcio il futuro, il calcio è una passione, un amore che anche i ragazzi arrivano a una certa età, che chi avrà possibilità di crescere, chi avrà possibilità di andare a società professioniste, come è successo, che ci stanno chiedendo, sono andati, come ragazzi che avranno un'esperienza calcistica che porteranno per tutta la vita. Questa struttura quanti ragazzi può contenere e quest'anno a quali campionati partecipate? Allora, noi il numero attualmente siamo arrivati a 240 ragazzi. A questi 240 ragazzi si sommano anche, tocca anche precisare che ci sono degli istruttori, degli educatori e ci sono anche degli allenatori in base alle fasce di età e chiaramente sono 30 persone che lavorano su questo gruppo di 240 ragazzi. Noi partiamo dal 2017, che sono i primi calci, poi passiamo ai pulcini, fino ad arrivare al 2010, che è la fascia di crescita dove ci obbliga la FGC a avere sia dei comportamenti in campo, degli allenamenti mirati ai ragazzi e tutta una crescita fino al 2010. Poi arriva la fase successiva. Lì abbiamo altre due categorie, con due squadre per ogni categoria, due giovanissimi e due allievi, che lì si gioca chiaramente il campionato, dove ci sono dei risultati, ci sono degli obiettivi ben precisi di crescita, obiettivi di raggiungere la salvezza oppure la promozione. Questo implica che noi ogni domenica scendiamo in campo con 19 squadre. Benissimo, torniamo invece dalla presidentessa. Ha mai avuto un momento di sconforto in cui voleva lasciare tutto? Tantissimi. Molteplici, soprattutto nel rapporto che viene a crearsi anche molte volte con delle difficoltà che si scontrano con i genitori. Non è sempre facile gestirli e risolverli, soprattutto questo. Poi noi quello che si fa, lo dico sempre, è per il bene del ragazzo. Però devo dire che su questo Andrea e soprattutto Luca Cassetta sono molto di conforto, mi aiutano tantissimo e devo dire grazie a loro e alla società se in questo sono cresciuta. Bene, ricordiamo che Luca Cassetta è un supervisore e tra poco lo intervisteremo. Bene, siamo tornati adesso, ci fermiamo giusto qualche minuto, vero Giorgiana? Assolutamente. Dal bar ristorante Albergo Centova, un brevissimo consiglio pubblicitario. Logica è il tuo partner per la gestione dei magazzini. Con la nostra esperienza siamo in grado di gestire completamente il magazzino, dalla movimentazione delle merci sino ai carichi. Thank you.
Engelen Völkers. La domanda è semplice, ma la risposta si trova forse nella bellezza. O forse a metà tra esperienza e professionalità. O più semplicemente nella storia che attraversa questo paese, scandita da panorami che si susseguono, giorno dopo giorno, in una danza senza tempo. Più di 70 agenzie, oltre 1000 professionisti. È qui, proprio dove vi serve, il network immobiliare di qualità più diffuso in Italia. Noi siamo Engelen Völkers. Gelateria Pasticceria Siciliana Made in Sicily, via 25 aprile Marciano Perugia, cuore e passione, la tradizione degli autentici dolci siciliani in Umbria, con materie prime selezionate di provenienza palermitana, come l'originale ed inimitabile ricotta, vasto assortimento di dolci a partire da cannoli, cassate e prodotti tipici della Sicilia. Da giugno 2022, quindi questo giugno, abbiamo aperto anche il lato gelateria e anche quello è stato un grande successo. Da gustare le imperdibili granite e gelati con le brioche fatte in casa. Gelateria Pasticceria Siciliana Made in Sicily, cuore e passione in Umbria, via 25 aprile Marciano Perugia. A Perugia c'è Anytime Fitness, la palestra dove troverai un ambiente stimolante e dei personal trainer qualificati. Tutti gli associati ottengono consulenza iniziale gratuita e personalizzata. L'iscrizione comprende l'accesso a più di 4.900 palestre in tutto il mondo, aperte H24. Il nostro staff è preparato a sostenerti nel tuo percorso fitness. Ad Anytime Fitness offriamo training e corsi personalizzati assieme agli strumenti giusti per tenerti motivato. Ma Anytime Fitness è anche paddle, l'appassionante sport del momento. Sul suo campo divertenti partite ma anche corsi personalizzati per chi vuole cimentarsi. Vieni in via Sette Valli 300 126 a visitare il nostro club. Chiama il 379-116-9529 per un appuntamento. L'impresa edile Antolini Costruzioni di Tavernelle Perugia conta oltre 30 anni di attività, con competenze tecniche tali da operare in edifici civili e industriali, ma anche rifacimenti, restauri, manutenzioni varie. L'impresa si pone come valido interlocutore per la realizzazione e la vendita di immobili di prestigio destinati a un mercato nazionale ed internazionale. Impresa edile Antolini, abitare è un atto di suprema ispirazione. L'azienda agricola Poggio Santa Maria nasce da una passione innata per la terra e la natura e dall'intensità dell'amore per questi luoghi. Il nostro progetto è di trasmettere con entusiasmo agli ospiti quelle tradizioni familiari in cui abbiamo sempre creduto, oltre all'amore per questo territorio. L'agriturismo Poggio Santa Maria si trova su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi, Trasimeno e su tutta la Valdichiana senese. Da quest'estate attiva la nuova cantina con sala degustazione e convegni. Una location fantastica dal panorama mozzafiato per degustazione ed eventi indimenticabili.
L'azienda agricola Poggio Santa Maria produce olio DOP e vino DOC dalle eccellenti qualità. Siamo attivi su tutta la filiera, dall'attività agricola di coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, direttamente al consumatore. L'azienda agricola Poggio Santa Maria di Massimiliano Marchetti è in via Villa Cartoni 30, Castiglion del Lago, Perugia. Pasticceria Angeletti Cellesi, la qualità e la tradizione sempre più vicino a te. Servizio catering e banqueting. Ci trovi nel laboratorio punto vendita di Elera di Corciano in via Camillo Bozza 4, 075 518 1670 e nei punti vendita di Perugia, Largo Madonna Alta 44, 075 79 73 764. San Mariano di Corciano, via Rossini 11, 075 96 98 420. Agello di Magione, via Pietro Vincioli 4, 075 69 55 25. Perugia, via della Pescara 20, 075 37 28 210. Pasticceria Angeletti Cellesi, la qualità e la tradizione sempre più vicino a te. Eccoci tornati, parliamo subito di calcio, ma tra poco avremo anche Domenico Gentile, il responsabile factotum del messaggio promozionale dell'albergo Bar Centova, perché sono stati proprio, sono freschi freschi prodotti natalizi, ce li spiegherà nel dettaglio, sono alle mie spalle. Ce l'ha alle spalle, pronti per portarsela. Cerco di guardare sempre davanti e non guardare dietro. Adesso allora andiamo a vedere subito con Giorgiana, che ci legge i risultati del campionato di eccellenza che ha giocato ieri già la 15ª giornata, quindi siamo molto molto vicini al giro di boa. Partiamo con i risultati di ieri. Atletico BMG Branca 1-0, Castiglion del Lago Nestor 3-1, Foligno C4 0-2, Narnese Cannara 2-1, Olimpia Tirus Angelana 1-1, Pontevecchio Lama 2-5, San Sisto Ellera 1-2, San Sepolcro Ponte Valle Ceppi 2-0, Riposa Ventinella. Ora passiamo alla classifica. Con 29 punti troviamo Ellera San Sepolcro, a seguire San Sisto 25, Lama 24, Atletico BMG 22, Narnese 21, Foligno 20, Branca 19, Olimpia Tirus 19, C4 18, Angelana e Ventinella 17, Castiglion del Lago Ponte Valle Ceppi 16, Cannara 13, Nestor 11 e Pontevecchio 6. Ebbene, Pontevecchio già staccata in fondo alla classifica, ovviamente speriamo per la squadra rossoverde che possa comunque riprendersi. Abbiamo tre servizi di questo campionato, io direi subito un commento, Giacomo, da Francesco Farsi di questa giornata, poi dopo intervieni tu con le tue stillettate. Sì, approfittarne che c'è Francesco, l'importante è che non si sbaglia col campionato. Allora, successo importantissimo dell'Eller, anche se il San Sepolcro non molla, insomma, questa può essere la... No, il sunto. È un campionato però che è ancora presto per ridurre a solo queste due forze, perché comunque ieri ci sono stati degli scontri diretti che chiaramente hanno dato qualche indicazione, però è anche vero che io metterei, a parte che siamo nel periodo del mercato di riparazione, quindi bisogna anche aspettare di vedere come le squadre usciranno da questo mercato, ma sicuramente... Credo che sarà una lotta che potrebbe estendersi a qualche formazione in più. Io credo che l'Atletico BMG possa essere una squadra che con un filotto possa riprendere una buona corsa. Il Lama, del resto, è una squadra che è rimasta, no? Ha cambiato, però ha un valore sicuramente assoluto per provare ad ambire alle primissime posizioni.
San Sisto è vero, ieri è stato battuto nello scontro diretto con l'Ellera, ma credo che comunque possa dirla sua ancora per lungo tempo nelle prime posizioni. Quindi è un campionato sicuramente molto più equilibrato dell'anno scorso, no? Dove io ero protagonista con l'Ama, che dove purtroppo l'Orbietano ha preso subito il volo, sì. E diciamo che in ottica primo posto fu meno interessante l'anno scorso. Quest'anno per ora non c'è la lepre, ci sono tante buonissime formazioni, un campionato che qualitativamente secondo me ha alzato anche il suo livello, sono arrivati anche giocatori, magari qualche giocatore in più rispetto agli altri anni, quindi è un campionato sicuramente divertente, lo sto seguendo ovviamente da 3 settimane dal di dentro. Visto che c'è la lingua sciolta, ma perché non gli facciamo? A noi ci interessa che tu ci parli un attimo, ci dici la differenza fra campionato marchigiano e il campionato umbro, visto che hai avuto questa fortuna e sfortuna di vivere. No, ma solo fortuna. Scusa, ma solo fortuna. Ne approfittiamo, no? Perché i telespettatori probabilmente qualcuno non lo sa, ma Farsi è stato esonerato recentemente. No, io dico no, vabbè, detta così la fai passare. Detta con soddisfazione, no, così no. Ma io te stavo aspettando, è un anno che ti aspetto, dai. Ma no, veramente, dai, allora devo dire che ogni tanto incappare in qualche annata negativa ci sta. No, sei stato esonerato. Anche se poi guarda, per arrivare all'attualità, il Fabriano 9 punti con me nelle 9 partite, sicuramente c'erano aspettative diverse. Dopodiché nelle successive 4, che non mi hanno visto più protagonista, sono arrivate 4 sconfitte, quindi già ci sarebbe un pochino da parlare. Però potresti tornare? Nel calcio nulla è escluso, vediamo un attimino quello che accadrà. Però c'è una cosa che tu mi hai detto al telefono interessante, che la vuoi dire tu per quanto riguarda i media, ce lo dici per piacere la differenza? Sì, no, allora, perché faglielo rispondere capire alla tua domanda, ai telespettatori, no? Che fortuna che hanno. Rispondo alla tua domanda, intanto per quanto riguarda credo la differenza di campionati, secondo me c'è a favore loro, nel senso che c'è un tasso qualitativo più importante, gira secondo me qualche soldo in più in tante società e questo permette sicuramente di acquisire prestazioni di giocatori importanti. Faccio 2 esempi di differenziazione fra il nostro e il loro campionato. Lì nelle Marche eravamo in 10-11 squadre ad allenarci di pomeriggio, cosa che qui in Umbria a livello di eccellenza non succede. E quindi tu mi insegni che quando hai la possibilità di allenarti di pomeriggio è perché fondamentalmente i giocatori fanno questo di lavoro. E un'altra cosa importante era magari legata al fatto gli stadi, il pubblico, lì ci sono piazze ad oggi più importanti che da noi, perché Macerata, Iesi, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece quello che mi vuoi sentire dire, sicuramente ecco, la differenza sta un'altra differenza, questa volta a favore dell'Umbria, sostanziosa, sta nei media, perché comunque lì è un campionato che nonostante ci sono appunto queste cose sicuramente positive, è seguito poco sia dalle testate giornalistiche, esatto, che soprattutto dalle televisioni. C'è una diretta televisiva una volta una partita ogni domenica, però poi non ci sono i servizi che fate voi o che comunque no. Non ci sono le testate. Com'è la situazione? Gli spalti bene, perché ti dicevo tifoserie organizzate. Ma sono anche città più grandi rispetto, appunto, a appunto, quello che dicevo prima, troviamo Urbino, troviamo Iesi, troviamo Osimo. Non ci sono le testate come Sette Calcio, non c'è Studio 90. Esatto, è meno seguito a livello mediatico, sicuramente c'è meno seguito. È molto molto, però, sono molto latitanti. Però qui chiudo, perché giustamente dobbiamo pensare alla nostra regione, siamo qui per commentare chiaramente i risultati della nostra regione. È un'esperienza che chiaramente sono stato chiamato, è un piccolo vanto, perché comunque per noi allenatori dilettantistici non è facile essere chiamati da fuori regione, parliamoci chiaro, mentre nel professionismo è molto più facile, nei dilettanti che ti chiamino da fuori non è facile, quindi sono contento di aver fatto parte, seppur per poco, allora, scusa Francesco, di quel campionato. Tu non ti sbilanci, io per una volta dico questo e poi chiudiamo questa parentesi. Questo per dirvi che nelle Marche si scelgono i valori, la qualità e la professionalità. Caro Fabio, ne abbiamo parlato tante volte. Sì. Qui in Umbria, purtroppo, cari amici, lasciatemelo dire, spesso, qualche volta, decidete voi, si chiamano gli amici degli amici, perché io non capisco, se è aperto il calciomercato, sono sempre gli stessi nomi. E con questo chiudo la polemica.
Sì, tra l'altro bisogna dire che cominciano a diventare... Quindi è più difficile nelle Marche, quindi per te è un grande onore essere andato. Noi siamo orgogliosi come Umbri di avere che un allenatore Umbri è andato nelle Marche. L'abbiamo detto. Io finché scherzo, però la realtà è questa. No, no, sicuramente. E a proposito, voglio fare una battuta a testa, a Stefano chiedo dell'esordio dell'allenatore della C4 che ha portato la vittoria, a te Giacomo dopo chiederò invece la panchina in bilico, che la più in bilico mi sembra quella della Nestor, però facciamo prima rispondere a Stefano. Va bene. Beh, sicuramente Manni è partito con la marcia giusta, è arrivato in una settimana difficile perché la C4 arrivava da un pareggio rocambolesco quando stava vincendo 4-1, ha pareggiato 4-4 nei minuti finali con Sansepolcro. C'era il derby contro un Foligno che in estate era partito in maniera un po' così, sembrava, almeno forte, apparentemente disordinata, mentre la C4 era partita con grande... ambizioni, grandissime ambizioni, e invece i ruoli si erano invertiti e ieri invece sono probabilmente tornati un po' come si pensava appunto quest'estate. Credo che la C4 opererà ancora qualcosina sul mercato per aggiustare un po' l'organico, però sicuramente l'approdo di Manni si è rivelato indovinato, anche se ha sorpreso parecchi, perché comunque c'erano anche altri nomi che circolavano, tra cui anche quello di Farsi, che comunque è un, come si dice, è un eccellente candidato che in questo momento non ha panchina. Certo. Giacomo, alla situazione alla Nestor, guarda, Caporale in bilico? Guarda, Riccardo Caporale, io lo stimo tantissimo perché ho visto i suoi allenamenti, è un ragazzo veramente preparato, però purtroppo non ha... Quest'anno le cose non ha fortuna, quindi qui il presidente Danilo Rosati si trova a un bivio: o aspetti, rinforzi la squadra, però mandarlo via adesso, che si è chiuso che si è chiusa la possibilità, la finestra degli allenatori, secondo me mi sembrerebbe un danno e una beffa. Casomai lo doveva fare la scorsa settimana. Quindi io a questo punto, presidente, magari fai uno, tanto devi prendere un altro allenatore. A questo punto i soldi che devi investire per quest'altro allenatore, prendigli due o tre giocatori, io sono convinto che alla fine Riccardo ne uscirà fuori. Quindi io spero di no. E chi invece ormai è una certezza, così introduco il primo servizio, è stato veramente un grande, ha dato un grande impulso, no? Il suo arrivo in panchina è sicuramente Riberti, perché da quando è arrivato in panchina... I risultati parlano per lui. Esatto, i risultati parlano per lui. Allora andiamoci a vedere... L'ennesimo bel risultato, la vittoria per 3-1 proprio sulla Nestor, con il commento di Andrea Penchini. Allo stadio comunale Giommoni, il Castiglione del Lago, lanciato a pieni giri dopo 4 risultati utili consecutivi, affronta e affonda la Nestor, diretta avversaria per la corsa salvezza, che invece lo riporta a casi 3 punti dalla ormai lontana quarta giornata di campionato contro il Ventinella. Arbitro della contesa Simone Pannacci della sezione di Perugia, coadiuvato dagli assistenti di linea Francesco Fino e Alessio Biagiotti della sezione di Gubbio. L'inizio è subito vivace, entrambe le squadre giocano a viso aperto ed impegnano da subito entrambi i portieri. Al primo minuto punizione dalla sinistra con palla centrale, dove un solissimo Vignati spizzica di testa in tuffo, fermato poi per fuorigioco, e prende le misure alla difesa avversaria. Pronta la risposta della Nestor al quarto, lancio lungo per Faraghini che rimette subito palla al centro per l'accorrente Fastellini, controlla e tiro da rivedere. Venne di piede, respinge ed annulla un vero e proprio rigore in movimento. Sul fronte opposto al settimo, D'Urso conclude dal limite, la sfera si impenna e Pallotta è chiamata al colpo di reni per deviare in corner. Proprio sullo sviluppo di questo, Vignati è bravo a liberarsi dalla marcatura e a farsi trovare pronto all'impatto con la palla, segnando il vantaggio dei padroni di casa. Al 19esimo, Castiglione del Lago costretto a cambiare Braccalenti per infortunio, al suo posto entra Bura, che al 24esimo ha subito un'ottima opportunità. Lancio d'esterno di Collarieti, Bura lavora bene sulla fascia sinistra, vince l'uno contro uno su Ciornelli e solo la pronta uscita di Pallotta gli nega la gioia del gol. Proiezione offensiva a Nestor al 26esimo. Sisani Davide serve la sua terra a Fastellini centroarea, sponda del numero 9 per Pieroni che di prima intenzione spara alto sopra la traversa. Ancora Nestor un minuto più tardi, Sisani da calcio piazzato diretto in porta, Benenno non controlla la palla che resta nei pressi dell'area. Minelli cerca di calciare la rete ma i difensori biancorossi liberano l'area.
Prima del riposo anche gli ospiti sono costretti al cambio per infortunio. Polpetta lascia il posto al neoacquisto Lanzi. Si va dunque negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Castiglione del Lago. Ad inizio ripresa è subito raddoppio. Dira al debutto post-mercato, da calcio piazzato trova il varco giusto. D'Urso cerca la deviazione senza riuscirci. La palla rimbalza davanti a Pallotta in tuffo che nulla può per evitare la rete del 2-0. La Nestore è ancora viva e dal 12esimo accorcia le distanze. Corner dalla sinistra, Venea in uscita respinge corto e Fastellini rapido ribatte prontamente a rete. Dopo il gol Pannacci mostra il cartellino rosso proprio a Venè che lascia il padrone di casa in 10 per l'ultima mezz'ora di gioco. Sembra la giusta occasione per ribaltare l'incontro e al 15esimo è ancora Fastellini dalla distanza di impegnare Guerra alla parata in due tempi. È solo un fuoco di paglia però, i padroni di casa riassestano il proprio baricentro e tornano all'attacco. Al 24esimo Osaka prende la traversa con una conclusione dal limite e al 36esimo arriva la stoccata finale. Vignati, nuovamente lasciato solo in area, stacca la terra e di testa spedisce la palla in fondo al sacco per il definitivo 3-1. La Nestor prova a rispondere ma le conclusioni sono tutte facili prendere per Guerra. Non succede altro fino al triplice fischio che decreta la vittoria del Castiglione del Lago sulla Nestor. Ma sai, è una partita difficile, ce l'aspettavamo. Fortunatamente anche dopo il doppio vantaggio, con l'espulsione e il loro gol, pensavo sinceramente di non portarla in porto, però ringrazio i ragazzi, la prestazione c'è stata e bene così. Beh, sicuramente siamo sempre stati in dominio della partita, però una squadra come la nostra in questo momento in difficoltà è inconcepibile prendere 3 gol su calci piazzati, quindi possiamo giocare bene, creiamo tanto, ma all'atto pratico per l'ennesima domenica non raccogliamo niente, quindi c'è poco da dire, complimenti al Castiglione e dobbiamo sicuramente fare un bagno d'umiltà. Adesso andiamo, è il turno delle due capolista, infatti andiamo a vederci di seguito, una dietro l'altra. San Sisto Ellera 1-2 con il commento di Caterina Matriciani, a proposito auguri, che è stato da poco il suo compleanno, e Sansepolcro Ponte Valle Ceppi 2-0 con il commento di Paolo Tilli. Derby biancoceleste al sintetico di Via Donizetti tra Ellera e San Sisto, che è anche la gara di questa 15esima giornata con il big match tra la capolista ed inseguitrice. Si parte con il turbo, dopo appena 6 minuti la pedalata di Mancini dell'out di destra culmina con la conclusione che Battistelli raccoglie in tuffo. Solo un giro di lancette e la risposta fotocopia sul versante opposto con Lucarini che si accende e chiama Cocu pronto in allungo a rispondere. A scaldare un match già hot ci pensa l'episodio al decimo con Stella in aria su Luparini, ma a nulla valgono le proteste degli ospiti con il signor Valentini di Brindisi che lascia correre. Potrebbero chiedere lo stesso i padroni di casa al 14esimo su Ricci con Russo, ma contano solo i fatti e l'Ellera mette paura al 22esimo quando Colombi prende le misure con un tiro velenoso che Cocu di pugno riesce a respingere. Preludio al gol che è una perla balistica targata a Luparini al 26esimo con un bolide terra aria su cui nulla può Cocu, che vale il vantaggio per l'Ellera e il terzo sigillo personale per il 9 di Ciucarelli. La reazione non si fa attendere ma spreca il match ball Bagnolo quando al 32esimo solo Soletto prova il pallonetto dalla distanza, telefonata per Battistelli. Ma gli ospiti quando si muovono fanno male e potrebbero raddoppiare al 34esimo, ma su Piccioli se la cava in due tempi Cocu, mentre allo scadere dal versante di destra Ubaldi propizia l'assist per Fondi, che se lo mangia letteralmente di fronte al vice De Marco. Ripresa che si apre con una pioggia incessante e con la rovesciata di Verrilli dopo appena 5 minuti che prende le misure. Brividi al nono con l'indecisione di Cocu, ma Benda ci mette una pezza e si salva in corner. Passano solo 56 secondi e non si fa attendere il Verrilli show, con il puntero campano che fa tutto da solo, si avvicina al limite e fa partire la bordata che stende Battistelli. Gol numero 10 che vale l'aggancio in vetta ai capocannonieri Bartoccini e Colombo. Arriva il tempo di Peluso che, subentrato a Luparini, al 27esimo da specialista ci prova su punizione, ma Cocu si innalza e smanaccia in angolo. Dal corner che ne consegue arriva l'1-2 con la mischia in aria e l'incocciata di Marconi che deviata batte a rete. Orgoglio San Sisto sul finale con Salvucci al 37esimo che prova la parabola discendente ma che non si abbassa a sufficienza e esce alta sopra la traversa. Nulla di più accade fino al triplice fischio dell'arbitro con la capolista che batte l'inseguitrice e resta salda in vetta a braccetto con il Sansepolcro vittorioso 2-0 sul Ponte Valle Ceppi. Sì, peccato, hai detto bene, ma purtroppo il gioco del calcio è una legge spietata, vince chi fa gol, quindi non me la sento di commentare diversamente, oltre che fare complimenti sia ai ragazzi nostri, ma anche all'Ellera che comunque ha dimostrato il suo valore. Assolutamente, io reputo il San Sisto una bella squadra che starà lì fino alla fine e spero che lì fino alla fine ci stia anche l'Ellera. Oggi è stata una partita combattuta, con pochi episodi,
qualche episodio, come del resto se abbiamo fatto due gol o per bravura o per quello che accade, sono stati a nostro favore e abbiamo vinto. Sansepolcro Ponte Valle Ceppi inizia con un minuto di raccoglimento, il lancio di palloncini bianchi per ricordare i quattro giovani deceduti nel tragico incidente stradale del fine settimana. Con le azioni andiamo subito al decimo minuto, quando c'è la prima azione ficcante sulla sinistra del Sansepolcro con Mariotti che mette la palla al centro per Quadroni che riesce a deviare, ma la palla è fuori, non di molto. Passano solamente 5 minuti, il Sansepolcro a trazione anteriore con Quadroni e Valori passa in vantaggio al termine di un'azione sottoporta da parte della formazione in maglia bianca con la conclusione finale di Braccini per l'1-0. Due minuti dopo è il Ponte Valle Ceppi a rendersi pericoloso con la girata di Urbanelli, ma Patata si oppone con un volo plastico. Al 45esimo, nel finale dunque di tempo, ancora una volta pericolosa la formazione ospite con Giuliacci, ma è ancora una volta bravo Patata a chiudergli lo specchio della porta. Si va al riposo sul punteggio di 1-0 e dopo due minuti dall'inizio della ripresa, dalla distanza ci prova il nuovo entrato Dragoni, ma la palla è fuori. Al sesto minuto ancora pericolosa la formazione del Ponte Valle Ceppi con Urbanelli, il suo pallonetto molto pericoloso è alto di poco, vicino al pari la formazione ospite. Al decimo minuto però raddoppia il Sansepolcro con la percussione sulla destra di Braccini che mette la palla in aria, incrocia molto bene Quadroni per il 2-0. Si deve aspettare il calcio di punizione nel finale, quando manca un giro di cronometro alla fine della partita, per la micidiale punizione dalla lunga distanza di Dragoni, diretta al 7, e ancora una volta il portiere del Sansepolcro Patata è bravo a neutralizzare in calcio d'angolo. Per la vittoria finale dunque del Sansepolcro, la partita si chiude sul 2-0. Okay. Con mister Armillei, un Sansepolcro che conquista 3 punti, 2 gol, 1 per tempo, diciamo un classico, una partita diciamo semplice, non tranquilla ma semplice. No, semplice, le partite non sono mai semplici, perché c'era un avversario anche difficile perché è un'ottima squadra. Magari l'abbiamo resa semplice un po' noi attraverso un'ottima prestazione secondo me il primo tempo, anche se poi il secondo tempo abbiamo rischiato di prendere gol e quindi di rimettere tutto in gioco, però complessivamente penso che abbiamo meritato di vincere. Sì, dobbiamo guardare a noi stessi e andare avanti partita per partita cercando, come ho detto in tante altre circostanze, tirare fuori il meglio da ogni partita. Con mister Polverini del Ponte Valle Ceppi, sconfitta la sua formazione per 2-0, però dobbiamo dire che nel computo delle occasioni, soprattutto dopo il primo gol, il Ponte Valle Ceppi ha avuto almeno 2 occasioni che potremmo dire quasi clamorose. Sì, esatto, vogliamo ripartire dal fatto che se usciamo da questo campo contro questa formazione con il rammarico di aver potuto ribaltare il risultato, significa che la prova c'è stata. Poi è chiaro, 2 errori grossolani, siamo mancati su 2 situazioni che non ci possiamo permettere, però giovedì si rigioca, sicuramente abbiamo l'occasione per rifarci. Bene, allora abbiamo terminato col campionato di eccellenza, adesso però, prima di andare a vedere la seconda parte, dobbiamo leggere, Giorgiana, i risultati del campionato di promozione. Quindi preparati, voglio fare una domanda prima su questo a Francesco Farsi, dicendo che
se è salito il livello del campionato di eccellenza, probabilmente anche la promozione, specialmente il girone A, vede tanti bei giocatori, tante belle squadre, no? Assolutamente sì. Sì, no, ma vedendo le formazioni, ancora non ho avuto modo di vedere nessuna partita, però, o meglio, avevo visto in realtà l'anticipo di Castelli e il piano Piccione quando ancora ero lì nelle Marche e giocarono di sabato. Ma a parte questo è un campionato sicuramente anche lì, a parte molto livellato, al di là del Pierantonio che ha preso il via, però fatto di buonissime squadre, di buonissime compagini, di rose valide. È ovvio, il Pierantonio ha preso un bel vantaggio, però lì dietro ci sarà tanto da battagliare per provare a riacchiapparlo, ma per ovviamente cercare la miglior posizione per i play-off. E quindi un campionato sicuramente molto interessante. Il girone B, sinceramente, lo conosco un po' meno, però il girone A è di alto livello, sicuramente. Bene, allora Giorgiana, a te prima i risultati, poi la classifica. Gualdo Casa Castalda Montone 0-1, Mantignana Pevese 1-0, Marra Padule San Marco 1-1, Pierantonio Vis Nuova Alba 3-0, Pietralunghese Castel del Piano 3-3, Selcinardi FC Castello 0-0, Tavernelle Piccione 5-1, Viole Calzolaro 2-1, Riposa Grifo Sigillo. Ora passiamo alla classifica. Al primo posto con 33 punti troviamo Pierantonio. A seguire con 26 punti Tavernelle e Montone. Castel del Piano e Padule San Marco 23. Pietralunghese 22. Pievese 21. Selcinardi 21. Marra 19. Grifo Sigillo 18. Calzolaro e Viole 16. Piccione e Mantignana 12. Vis Nuova Alba 9. Castello 8 e Gualdo Casa Castalda 1. Bene, allora io direi, prima dei commenti di Giacomo e Stefano, di andare a vederci due servizi, tanto per iniziare, ovvero a proposito di esordi in panchina, quello di Fabrizi, Andrea Fabrizi, sulla panchina del Mantignana. Quindi Mantignana, Montemalbe batte Pievese 1-0, commentato dal sottoscritto, e Tavernelle batte Piccioni 5-1, commentato da Mauro Fiorucci. Poi torniamo, abbiamo anche un altro servizio. Per la prima di Fabrizi sulla panchina del Mantignana nel Dupo Rubeca, il nuovo tecnico trova qualche recupero importante. Ci sono infatti davanti sia Gibbs che Cenerini, Carlo Ravanelli si accomoda in panchina, centrocampo Bebi con Cipolloni e Tabacchioni. Di contro una Pievese che porta molti uomini fuori quota in panchina, diverse le assenze, spicca quella di Don Garrà. L'arbitro del match è il signor Berno di Perugia. Viene osservato, come su tutti i campi, un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione di Ischia, ma già al 17° la partita si sblocca. Calcio d'angolo di Mercanti in mischia, svetta Galizzi, non nuovo certo a queste imprese, e la palla finisce in rete. Chiare le responsabilità del portiere ospite Villani nell'occasione. Al minuto 32° però ci mette una gran pezza Cardinali, che ferma il classe 2003 Sauta, lanciato a rete. Al 44° nell'ultima parte del primo tempo il gioco si fa duro con diversi cartellini, ma la punizione di Montagnoli da buona posizione non inganna Cardinali, finisce dunque 1-0. Si va negli spogliatoi, nella ripresa al primo, occasionissima per Belardinelli che in scivolata spara un diagonale che finisce fuori di pochissimo. Al 24° gran colpo di reni di Tommaso Cardinale che salvato e aiutato dalla traversa strozza in gola la gioia del pareggio alla squadra ospite. Al 43° dopo il forcing della Pievese, su piede di Gibbs la palla del raddoppio servita da Marinelli, ma il tiro del numero 7 strozzato termina fuori. Dopo 5 interminabili minuti di recupero l'arbitro sancisce la fine della gara con il ritorno alla vittoria, 3 punti preziosissimi per il Mantignana, che adesso nel match infrasettimanale dovrà far visita al Castel del Piano e poi si giocherà molte delle sue chance prima di Natale per scalare un po' la classifica, quando ospiterà proprio tra una settimana al Rotoni la Vis Nuova Alba. Mantignana batte Pievese 1-0.
Mister Fabrizi, esordio fortunato, era parecchio che il Mantegnana non vinceva in casa, l'ultimo successo contro il Tavernelle, successo vitale per la classifica e anche che scaccia via forse qualche fantasma. Ma sì, diciamo la cosa fondamentale di oggi erano raccogliere possibilmente qualche punto dopo un'emorragia di qualche sconfitta consecutiva di troppo. E veramente devo ringraziare in primis i ragazzi, i calciatori, perché diciamo se questa vittoria è stata conseguita è pienamente merito loro, perché il mio apporto è stato veramente relativo, anche perché non ho condotto nessun allenamento e quindi l'applicazione, la voglia che oggi hanno messo è stata totale. E poi adesso martedì ripartiamo e giovedì abbiamo un'altra partita difficilissima, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Sì, sì, anche se io sono abituato a vedere partita per partita e quindi oggi era importantissimo, importantissimo cercare di raccogliere qualche punto. Pensiamo a giovedì, dopo certo, classifica alla mano, la partita con la Nuova Alba, poi mi sembra quella dopo con il Castello e si chiude il giro della data. Queste tre partite, ecco, cercheremo di, con la massima serenità, di mettere più punti possibile nel cantiere. Ecco. L'aspetto tecnico e tattico secondo me conta molto il cuore, la determinazione, la voglia, e quindi oggi questo non gli ha fatto difetto, anzi. Mister Salavalle, una sconfitta che brucia, no? Soprattutto per due parate determinanti del portiere del Mantegnana nel primo e nel secondo tempo, una per tempo. Sì, come tutte le sconfitte, bruciano tutte le sconfitte. Peccato che è un periodo che magari ci va un pochino tutto di traverso, ma sono sicuro che questa squadra ne verrà fuori al più presto. Allora, io con la squadra cerco sempre di non parlare di quello che manca, che non può giocare, che è infortunato, perché tanto poi ci sono le partite e i ragazzi crescono e noi siamo contenti così. Tavernelle Piccione apre il Tour de Force settimanale che vedrà le squadre del girone A di promozione impegnate per tre volte a distanza di pochi giorni. Un testa coda che promette diversi spunti e approfondimenti. Da una parte i giallo-verdi devono mantenere il passo della capolista Pierantonio, che macina punti su punti e che sembra ormai aver preso il largo. Dall'altra il Piccione, bisognoso di risultati utili che possano scacciare le ombre della bassa classifica. I padroni di casa si affidano come al solito all'artiglieria pesante in avanti. Montanucci, Brescia e Graziani sono pronti a sostenere a dovere Lorenzo Cacciamano, impegnato anche nella lotta al primo posto della classifica marcatori. Gli ospiti ripongono tutte le speranze nella nuova guida tecnica affidata pochi giorni fa a mister Francesco Brunetti, proveniente dall'esperienza marchigiana a Cerreto a fianco di Francesco Farsi. Ma passiamo alla cronaca. La partenza degli ospiti è da incubo, infatti al decimo i gialloni di mister Abenante passano in vantaggio. Montanucci è lesto a ribattere in rete un tiro impreciso di Graziani, dopo aver ricevuto l'invito di Cacciamano. Tre minuti dopo insiste il Tavernelle, con un lancio dalla lunga gittata di Antolini per Montanucci. La sua samba ubriaca la retroguardia ospite, ma Cacciamano non capitalizza a dovere la bella iniziativa del compagno di squadra. Al 27esimo i ragazzi di Brunetti si affacciano timidamente dalle parti di Maccari. È Malocai che impatta al volo ma la sfera oltrepassa la traversa senza creare particolari grattacapi. Botta risposta al 30esimo quando Graziani comincia a scaldare le mani a Ceccarelli, bravo a non farsi sorprendere dalla incornata ravvicinata dell'attaccante giallo-verde. Sul ribaltamento di fronte, punizione per gli ospiti, battuta a sorpresa, ma Farruku spreca malamente a due passi da Maccari. Prima del riposo è protagonista ancora Graziani, Montanucci straripa sull'auto di sinistra e citofona al numero 11 che arriva in ritardo e non riesce a rispondere in rete. È solo l'ultimo avvertimento perché poco prima del duplice fischio Brescia si traveste da Montanucci e in fotocopia invita a nozze Graziani
che questa volta marca presente e convola nozze, timbrando il 2-0. Si passa alla ripresa con le immagini e il commento di Mauro Fiorucci. Il diluvio universale sembra imperversare ed è direttamente proporzionale al forcing del Tavernelle, che affonda la lama inesorabilmente. Al 19esimo sono proprio loro, sempre Brescia e Graziani, il primo in carta mentre il secondo mette il fiocco con l'ennesimo colpo di testa che va a gonfiare la rete ormai appesantita dall'acqua. Il piccione alle corde, di certo non aiutato dal terreno di gioco, messo a dura prova quest'oggi dalle condizioni climatiche. Al 30esimo c'è spazio per il gol di Cacciamano, il bomber gioca a guardie e ladri sulla tre quarti. Fioretti alza la paletta ma nulla può contro l'attaccante locale, bravissimo a saltare il posto di blocco. Non è ancora finita, al 33esimo Patalocco imbecca ancora Graziani in area di rigore, l'attaccante si fa ingolosire dal suggerimento e mette in rete, meritandosi così l'hat-trick di giornata. Inevitabile la standing ovation che a Benante riserva il puntero quando viene sostituito pochi minuti dopo da Mormidelli. A 7 minuti dalla fine, gol della bandiera per il piccione che premia il fuoriquota De Gioia, attento ad insaccare la respinta di Maccari con la compartecipazione del palo, dopo una bella conclusione di Malocai dalla distanza. Finisce qua, Tavernelle 5, Piccione 1, quinta vittoria consecutiva per i gialloverdi che puntellano il fortino costruito all'Angelo Moratti, campo inviolabile dove hanno ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi in questa stagione. Per gli ospiti è buio pesto, i ragazzi di Brunetti subiscono 8 gol in 2 gare, forse è proprio la difesa il reparto su cui lavorare. Bene, allora la prima domanda, Giacomo, abbiamo... Tu vuoi sapere del Mantignano? No, io non lo dici tu. Vabbè, io ascolta Fabio, credo di avercela l'esperienza, non credo che non credo nei miracoli, sì, a meno che li fa Gesù o la Madonna. Il primo Fabrizio è arrivato 24 ore prima, quindi sicuramente avrà riunito i vecchi, quelli più esperti, e gli avrà detto: ragazzi, di qui o affondiamo tutti o ci salviamo tutti. Quindi si è un po' aggrappato a loro e hanno risposto bene, perché subito, a parte che ha fatto una scelta quella giusta, almeno questo gliela riconosco, quella di mettere i tre attaccanti lì davanti, rimango e rimanevo sbalordito qualche mese fa quando non li vedevo tutti e tre insieme, ovvero Gibbs, Cenerini e Spiaggia. Cioè, questa io non lo... C'hai tre attaccanti di questo peso, intanto con un attacco in quel modo... Intanto li fai i gol e poi a prenderli si fa. Poi dietro c'hai Galizzi, c'hai Mogini, c'hai. Insomma, ci sono i giocatori. È vero che mancava il centrocampo, è venuto a mancare Attelli, Scopetta e compagnia bella. Però ieri hanno dimostrato, ma non è una sorpresa. Beh, per qualcuno poteva essere una sorpresa, per me no, perché quando ho visto la formazione che giocavano questi tre attaccanti, ho detto: qui la cosa si mette bene, perché comunque già un primo muro. Poi farsi che fa l'allenatore, tu uguale, mi sapete dire se sbaglio o no. Quindi il segreto è stato che il mister ha parlato con la squadra, con quelli, secondo me, questo è quello che penso io. Quindi non c'è da meravigliarsi. Ma la cosa strana è che non capisco com'è possibile che oggi tu vieni esonerato, oggi giochi e l'indomani viene esonerato, la sera stessa l'indomani viene esonerato e lo stesso giorno trovi in squadra. Questo è un mistero. Ti riferisci a qualcuno? No, mi riferisco a Rubeca, cioè sono quelle cose che nel calcio non riesco... Anche se adesso è possibile grazie proprio alla nuova normativa, no? Sì, ma la nuova normativa sì, Fabio, però... No, però lui dice magari il fatto tempi, temporale. La tempistica non mi quadra, non mi tornano... È tutta colpa dei sette calcio, noi abbiamo messo delle Delle sonero subito, stavo a leggere. Mingi Grucci ha preso subito al volo Rubeca. Ah, ecco. Adesso non lo so se è un merito visto il risultato, però vedremo alla lunga. Mentre... qui c'è da dire di questo Tavernelle che continua a mietere successi, forse c'è il rammarico di aver perso un po' di terreno prima. Perché, ma il ritmo del Pierantonio Secondo me l'ho detto secondo sempre. Me non è tanto che il Tavernelle ha perso terreno, è che il Pierantonio non c'ha un momento di pausa, per cui sì, 33 diventa, punti sono tanti. Diventa difficile per le altre tenere il ritmo, è un po' come l'Orvietalana l'anno scorso. Sì. Che voglio dire, all'inizio partì velocissimo e poi dopo qualcuno piano piano cercò di avvicinarsi, ma senza riuscirci, perché poi quando devi rincorrere
alla fine un po' di fiatone ti viene sempre. Sono d'accordo con sicuramente, Stefano. Sicuramente. Sono d'accordo con Stefano, perché sia il Pianantone che il Montone sono due belle squadre, assolutamente, sono d'accordo. Quindi, ma tanto stanno lì, voglio dire, ci sono pochi punti, no Ste? Sì, dire. Beh, il Montone ultimamente sta facendo grandi risultati, sì. e ha risalito moltissimo la classifica, al contrario di Castel del Piano, che invece ultimamente, a parte l'impresa di ieri che perdeva 3-0 e alla fine è riuscita a pareggiare 3-3, che potrebbe essere anche un po' un risultato che la rimette in carreggiata, però ultimamente ha perso un po' di punti per strada, diciamo. Sì, allora, vi volevo dire, prima del servizio, che Eccellenza e Promozione torneranno in campo già giovedì per il turno infrasettimanale. Noi vi diamo appuntamento a giovedì sera alle ore 23 sul canale 99, con replica il venerdì alle ore 14, quindi andrà il nostro consueto, quello che chiamiamo simpaticamente treno dei servizi, quindi con alcune partite che si giocheranno giovedì. Adesso invece andiamocela a vedere una partita combattuta ma senza gol, quella tra Selcinardi e FC Castello, commentata da me. Finisce col punteggio di 0-0 la partita fra Selcinardi e FC Castello San Secondo, in una domenica davvero triste per tutto l'Alto Tevere. Anche qui a Selci è stato fatto un minuto di raccoglimento per commemorare i 4 giovani vittime dell'incidente avvenuto nella notte. Partita combattuta ma non con tante occasioni da gol, questa tra i padroni di casa in maglia azzurra e la formazione invece ospite in maglia biancorossa. Prima opportunità, questo colpo di testa con il pallone che termina alto sopra la traversa, è Selvaggi ancora che propone questo cross, prova lo stacco Capacchioni e si salva in qualche modo il portiere Rossi, ma ancora Rossi protagonista sui sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa ancora di Capacchioni, bravissimo, è l'estremo difensore a dire di no. Si fa vedere finalmente l'FC Castello, azione che parte proprio dall'estremo difensore classe 2000, il colpo di testa, poi vedete c'è questa bella azione tambureggiante sulla sinistra con addirittura 4 uomini impegnati della formazione biancorossa, il cross al centro, in un primo tempo non arriva all'impatto col pallone il numero 11 Fatnassi, poi ancora il cross, il colpo di testa di Paveliu ed è bravo Dimitrov a dire di no. Con questo punizione davvero non apprezzabile da parte di Selvaggi, fischia il direttore di gara alla fine del primo tempo, si va negli spogliatoi. In apertura di ripresa ci sta per rimettere le penne Dimitrov quando sbaglia il rinvio, si impadronisce il pallone in neo entrato Petruzzi, poi la conclusione ci mette stavolta una pezza ancora Dimitrov. Sull'altro fronte, palla in mezzo, perde in un primo tempo il pallone Rossi, poi lo recupera e sfuma anche questa opportunità. Finisce dunque con il punteggio di 0-0 tra Selcinardi ed FC Castello San Secondo. Allora, sapevamo che era una partita difficile perché loro è vero che hanno 7 punti, ma sono una buona squadra, hanno lottato fino alla fine. Secondo me alla fine il pareggio è giusto e per noi è importante anche questo punto, perché per noi fare classifica è una cosa molto molto importante. E loro venivano da qualche risultato negativo, ma tutte le partite che hanno fatto probabilmente meritavano qualcosa di più, quindi siamo contenti di questo punto. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, ma andiamo avanti. Beh, è stata una partita molto intensa, dove probabilmente la prima volta che noi facciamo 0-0, perciò da questo punto di vista siamo anche soddisfatti. Avevamo, secondo tempo abbiamo avuto anche l'occasione per vincerla, però credo che alla fine un punto per uno sia il risultato giusto. Noi ci permette di iniziare un cammino diverso, speriamo di concludere l'annata nella migliore dei modi, poi per iniziare il girone di ritorno dove dobbiamo fare tanti punti. Questo direi che è un bel punto per l'FC Castello San Secondo, che adesso però dovrà confermarsi proprio giovedì contro la capolista Pierantonio nella partita che giocherà in casa. Tra l'altro, un impegno non facile, però. Bisogna dire che queste sono giornate anche fortemente condizionate dalle condizioni atmosferiche, perché sì, i campi sono molto molto pesanti, assolutamente, poi molto difficili. I turni infrasettimanali
Sì. Spesso causano qualche risultato un po' a sorpresa. Adesso, a prescindere da questo testa coda, che non so adesso come andrà a finire, però spesso capita che anche un po' nei campionati di Serie A, Serie B, quando si gioca il mercoledì o il giovedì infrasettimanale, insomma, qualche risultato un po' strano viene fuori. Sì, riposa il Gualdo, quindi influirà poco stavolta su quello che è la classifica generale, la prestazione dei ragazzi, sempre ammirati e da noi, mai criticati, del Gualdo, che sicuramente vanno in campo e trovano tante difficoltà. Allora, Giorgiana, andiamo al girone B del campionato di promozione, cominciamo dai risultati. AMVC 98 Todi 0-1, Amerina Atletico Bastia 1-1, Bastia San Venanzo 2-1, Campitello Terni FC 0-2, Ducato Spoleto 0-1, Guardea Real Avigliano 2-2, Sporting Terni Bevagna 1-2, Vis Foligno Superga 48 2-2, Riposa Clitunno. Rivediamoci adesso la classifica con lo Spoleto sempre protagonista. Al primo posto in classifica con 31 punti troviamo Spoleto, a seguire Clitunno con 28, Terni FC 27, Ducato 24, Vis Foligno 23, AMC 98 21, San Venanzo e Bastia 20, Campitello 19, Guardea 16, Amerina 13, Superga 48 12, Todi Sporting Terni 11, Bevagna e Atletico Bastia 10 e Real Avigliano 8. Allora, impresa del Bastia che vince, tra l'altro in netta inferiorità numerica, se non mi ricordo male, con gol del solito Donati, possiamo dire così, già protagonisti in Coppa con una tripletta, batte il San Venanzo, vincono però, diciamo, quasi tutte, a parte la Clitunno che aveva il turno di riposo, però nelle parti basse, e ti introduco il tuo commento Stefano, bella impresa del Bevagna contro lo Sporting Terni. Assolutamente, assolutamente, Bevagna ha fatto un gran bel risultato, era un po' uno scontro diretto e sicuramente la squadra di Tacucci aveva assoluta necessità di fare punti importanti, pesanti, e credo che esserci riuscito significa che la squadra ancora c'è, risponde benissimo nonostante la posizione classifica alla vigilia non era di quelle esaltanti. Invece questo risultato sicuramente le rimette fortemente in corsa, anche perché la classifica lì sotto è cortissima, voglio dire, per cui fino alla Merina, che è undicesimo, ci sono 4-5 punti di differenza tra l'undicesima e la diciassettesima piazza. Lo Spoleto vince, Francesco, grazie a Supercola, ma questo è un giocatore che fa la differenza, no? Beh, un giocatore che spesso la faceva anche in eccellenza, no? Esatto. Quindi è ovvio che è stato un caso un po' strano, perché aveva detto che avrebbe chiuso col calcio quest'estate, poi in realtà è tornato a giocare e lo sta facendo molto bene nello Spoleto. Il piano è stato troppo forte, diciamo. Magari sì, se posso aggiungere qualcosa su questo girone, diciamo, dal Bastia mi aspettavo sinceramente un campionato diverso, quindi per Blasone sicuramente, anche perché conoscendo Andrea Montecucco, di cui ho grande stima, pensavo che avessero, magari facessero un campionato di livello diverso, ma sono ancora in tempo per recuperare, per l'amor del cielo. Però, e anche il San Venanzo, per l'organico che ha, credo che debba stare qualche posizione più in alto. Questo un pochino San Venanzo che ha messo Nuti nel motore. Esatto, vedendo da lontano un pochino le vicissitudini di questo girone, che ripeto non mi permetto di giudicare più di tanto perché conosco poco, quindi però sai, Bastia per Blasone, San Venanzo per forza di squadra, magari me sarei aspettato un pochino più in alto. Oh, adesso sì. Ma Francesco, in promozione se ti arriva una chiamata la valuti? Cattiva sta Non si esprime. Adesso, a parte, non è questo il contesto per parlarne, però sicuramente credo, senza presunzione, che io vorrei ripartire dall'eccellenza, nel senso di una... No, ma lo dico perché così evitiamo che i presidenti mi chiamano e vogliono il numero tuo. No, ma poi sai, dipende sempre da quale periodo dell'anno parli. È normale che adesso, al di là di questa esperienza che è andata purtroppo non bene, credo che comunque negli anni... Tra l'altro è la seconda, no, che non ti va bene, tra le tante, bisogna dire, no? Mi pare di...
Sì, no, no, stasera vabbè. Sei colpito in maniera... No, ma nel senso no, che... No, ma la mia voleva essere una cosa positiva, nel senso, se su 15 annate... È solo la seconda. Sì, perché no, l'Italia è il paese di allenatori esonerati. 15 anni due volte, guarda che è un record, è un esatto, positivo. No, sicuramente non ci metto quella di là, ma le sono l'anno scorso... Per tornare alla recente attualità, sì. È un esonero che non sta né in cielo né in terra, tant'è che poi dal secondo posto che ci eravamo lasciati con... Vabbè, ma io non ti voglio mettere in difficoltà, con due sì, no? No, con due punti di media, non mi fa ricordare quell'esperienza. E con una finale di Coppa Italia che ahimè poi è andata come è andata, ma insomma non credo che l'AMA partecipi tutti gli anni alle finali di Coppa Italia d'eccellenza, no. Almeno. No. Quindi... senza riaprire, come dire, un pochino di polemica, però diciamo che quella è un'esperienza, io dico sempre, è il miglior punteggio che ho fatto a pari merito col Cannari in eccellenza, l'esperienza, quindi per dire è un esonero assurdo. Quindi tu aspetti una chiamata dall'eccellenza, no, dalla Serie D? No, non è che aspetto, io intanto vado a vedere le partite. Però verso febbraio-marzo può darsi. Col caldo, quando inizia la promozione è normale, che credo che Francesco Farsi meriti ancora di stare in una panchina di eccellenza. Io però penso molte questo. Volte, poi, c'è anche, sai com'è anche il calcio, a volte stai 2-3 anni fermo, poi valuti tutto, oppure magari lasci così com'è. Perché comunque alla fine ripeto e qui chiudo, sono riuscito ad andare ad allenare anche in una regione importante del nostro calcio nazionale, cosa che non mi aspettavo, per cui per me è un ulteriore fiore all'occhiello al di là di come poi si è chiusa questa esperienza, ma tengo anche a dire, fammelo dire con un pochino di orgoglio che dopo di me le quattro partite successive del Fabriano hanno portato a 0 punti, cioè hanno perso tutte qua, quindi diciamo che vabbè, dai, andiamo avanti. Mai dire mai, come hai detto prima, non si sa, perché poi ancora penso che sei o no, hai rescisso il contratto, no? Cioè, no, però col discorso del 30 novembre, no? Con il nuovo regolamento, in ogni momento un allenatore si può riaccasare, non è che c'è bisogno di... Però se ti richiama la società di prima, ti deve fare un nuovo, non lo so come la... No, se ti richiama sei obbligato ad andare, a meno che dai le dimissioni. Fabio, ci deve andare. Ci devi andare. A meno che si dimette lui. Esatto. Sì, no, bene, così abbiamo fatto chiarezza anche su questo aspetto. Quello è rimasto uguale. Allora adesso, prima che Giorgiana ci annuncia la seconda parte del settore giovanile di Umberti Leaga, penso abbiamo da vedere i due servizi di questo girone, ovvero la vittoria dello Spoleto sul campo della Ducato con il commento di Stefano Di Nardo il Ducato, il commento di Leonardo Schiavoni, mentre la Merina, che ha pareggiato con l'Athletic Bastia 1-1, ce la commenta Stefano Di Nardo. Campionato di promozione Girone B, 14ª giornata, è derby tra Ducato e Spoleto. Partita ad alta quota, Spoleto capolista con 28 punti, Ducato in zona playoff a 24. Provano a partire subito forti gli ospiti, vengono chiusi però in area di rigore. Dall'altra parte attacca la Ducato, altra conclusione bloccata da Cherubini. Poi corner per lo Spoleto, pallone che arriva in area di rigore, ci prova il colpo di testa Quaglietti, pallone che però termina alto, ancora ospiti che vogliono rendersi pericolosi in area di rigore, l'inserimento, Murata la sua conclusione, poi ci prova Cola, il tiro però viene respinto, aveva fermato, no, calcio d'angolo, tutto regolare invece, attacca ancora la Ducato, qui una conclusione debole su punizione, bloccata senza problemi da Cherubini, Cola tu per tu con Lillacci, colpisce il palo, c'è stato il tocco del portiere, gran parata dunque, ci prova ancora la Ducato e stavolta la gran parata la fa Cherubini con un intervento incredibile, mette il pallone in calcio d'angolo, portieri protagonisti, qui protagonista in negativo però Lillacci che regala il pallone a Cola che ne approfitta e fa 1-0 per lo Spoleto, errore del portiere della Ducato che sul rinvio colpisce Cola, che non perdona, nella ripresa vuole chiudere i conti lo Spoleto, questa volta Lillacci fa una gran parata sull'inserimento di Lucidi, la Ducato invece vuole a tutti i costi cercare il pareggio, qui azione al limite dell'area, il pallone ferma il gioco l'arbitro per assegnare il calcio di punizione alla Ducato,
partita che diventa anche molto fisica con tanti scontri in campo. Conquista calcio di punizione a Lucato, nulla di fatto, però lo Spoleto vuole provare a chiuderla. Conclusione alta dal limite dell'area, si rimane dunque 1-0 per gli ospiti, che poi rischiano però su un intervento da parte di Bisogno, già ammonito. Protestano i giocatori della Lucato per un doppio giallo che però non arriva. Nel finale la Lucato ci prova con un traversone dalla destra, fa su il pallone Cherubini e dunque titoli di coda dopo l'ultimo corner da parte della Lucato con la conclusione alta. Lo Spoleto vince il derby 1-0 e allunga in classifica a quota 31 punti. Rimane invece a quota 24 la Lucato, che nel finalissimo di partita ha avuto una chance col numero 19 Pizzetti. Nulla di fatto, 0-1 risultato finale. Sapevamo di affrontare una squadra che è in salute e abbiamo trovato il gol su un episodio. Io ho detto ieri che queste partite si decidono sugli episodi e noi siamo stati bravi a crearceli. Il primo tempo abbiamo giocato ordinati, abbiamo prestati bene perché loro, se li lasci giocare, sono una buona squadra. Poi chiaramente vincendo 1-0 al secondo tempo qualcosina soffri, dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni in ripartenza, però non l'abbiamo fatto, ma la squadra si è sacrificata. Ho visto una squadra che ha sofferto, ha lottato contro, ripeto, un avversario di tutto rispetto, e questo lo sapevamo. Quindi va dato un grosso applauso ai miei ragazzi perché si sono impegnati proprio più del normale, si sono sacrificati per centrare una vittoria che è importante, anche se, come ripeterò per l'ennesima volta, il campionato è lungo e non finisce oggi né con una vittoria né sarebbe finito con una sconfitta. Chiaramente questo è di buon auspicio perché ci fa lavorare con serenità, ci dà morale e ci dà la possibilità magari di affrontare le partite con uno spirito diverso, sapendo che ho a che fare con dei giocatori veramente veramente encomiabili sotto tutti i punti di vista, tutti, dal primo all'ultimo. Diciamo che al cospetto della capolista penso che abbiamo fatto una bellissima partita con molta personalità e al cospetto di giocatori importanti di esperienza. C'è il rammarico perché è l'ennesima partita fatta con squadre d'alta classifica dove meritavamo di più, come con l'Agliturna, con il San Venanzo, e siamo qui sempre a commentare una sconfitta oggi quanto mai meritata, credo, per quello che si è visto in campo. E sì, poi vorrei rivedere un paio di episodi in area di rigore, uno al primo e al secondo tempo, perché se si era detto alla vigilia che il derby poteva essere deciso da un episodio, credo che poi alla fine abbiano fatto la differenza. Però non ci soffermiamo solo su questo, andiamo avanti. Ai ragazzi ho appena detto nello spogliatoio che possono uscire a testa non alta ma altissima, devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto, e da martedì ci rimettiamo sotto e andiamo a Foligno, che è una squadra che in casa le ha vinte tutte. Al Patecchi di Amelia, per la 14ª giornata del girone B di promozione Umbra, sotto la direzione del signor Spadoni di Terni e degli assistenti Menichetti di Orvieto e Rota di Terni, scendono in campo Amerina e Athletic Bastia. Padrone di casa ed ospiti in cerca di punti per migliorare la propria posizione attuale, approfittando di eventuali passi falsi della concorrenza. Fagotti al decimo, marcato da Ippoliti, cade in aria con Spadoni che ferma subito il gioco concedendo il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Torroni, che con freddezza infila la palla in rete per l'1-0 dell'Athletic Bastia sulla Amerina. Ferrandi al quindicesimo prova a mettere la palla in mezzo, ma Rossi l'allontana con questa che arriva a Minocchi, che ci prova al volo mandandola sul fondo. Cianetti al venticinquesimo, approfittando di un calcio di punizione, tenta di servire Antonini, che non riesce ad arrivare in tempo per tentare di deviare la palla in rete. Ragusa al 35esimo di testa prova a metterla tra il portiere e il palo, ma la colpisce male, permettendo a Liri di bloccare la palla senza problemi. Ciliani al 46esimo, approfittando di una rimessa laterale veloce con sponda di Minocchi, ci prova dal limite dell'area con Brufani che la blocca a terra. Al ritorno in campo dopo la pausa, la Marina si porta subito in avanti alla ricerca del pareggio.
Marchetti al secondo minuto sul corner battuto da Minocchi di testa colpisce male la palla che finisce sul palo per poi entrare in rete per l'1-1 tra Merina e Athletic Bastia. Proietta al tredicesimo di testa sfiora il palo alla sinistra di Brufani mandando la palla sul fondo. I padroni di casa ci provano in tutte le maniere possibili rendendosi sempre più pericolosi. Ferrante al 24esimo lanciato dalle trovie dopo aver saltato Rossi, Calabrese e Cianetti con Brufani uscita a vuoto e la porta libera colpisce male la palla mandandola alta sopra la traversa. Proietti al 28esimo di testa riesce ad infilare la palla nel sacco ma il signor Spadoni annulla la rete per posizione irregolare. Miti al 30esimo, prima è bravo a respingere la conclusione di Cianetti e fortunato poi che Lombardini non sia riuscito a ribattere la palla in rete. Padrone di casa ancora pericolosi al 47esimo, quando sfiorano il palo alla destra di Brufani con il risultato finale che rimane a 1 tra Merina e Athletic Bastia. Partita buona, abbiamo fatto la partita è il campionato che bisogna fare noi, lottare pala su pala, siamo partiti meglio noi, i primi 20 minuti abbiamo giocato bene, siamo andati in vantaggio legittimando anche poi le buone azioni, poi ovviamente è venuta fuori la Merina e ci siamo un po' chiusi, però lo spirito è quello di una squadra che ci deve contraddistinguere da qui alla fine, quindi lottare su ogni pallone, dare importanza a qualsiasi pallone sia sulla metà campo nostra che sulla metà campo loro e sperare che un po' miglioriamo su quelle cose che magari ad oggi facciamo un po' fatica. È una partita secondo me a due volti, il primo tempo meglio loro, noi i primi 20 minuti siamo scesi in campo con meno voglia di loro, poi dopo il gol ci siamo dati una svegliata, il secondo tempo molto meglio di loro, abbiamo trovato subito il pareggio, poi ci hanno annullato un gol per fuorigioco e nel finale via, qualche occasione in più di loro. L'importante alla fine in queste partite è anche non perdere, quindi un punto che via. Per come era partita ci sta, però c'è rammarico per il secondo tempo perché potevamo fare molto di più. Bene, allora chiudiamo con la Ducato Stefano, che comunque bisogna dire che ha fatto la sua figura perché sì, Cola poi ha segnato a tempo praticamente quasi. Sì, scaduto. Assolutamente, la Ducato diciamo che la posizione che occupa non è casuale, assolutamente. Ieri credo che è stato un derby abbastanza equilibrato, molto equilibrato, con occasioni un po' di qua e un po' di là. L'ha decisa l'errore del portiere, che purtroppo ci può stare in qualche circostanza perché il rinvio è andato proprio direttamente su Cola, che poi già fa i gol difficili. Quelli a porta vuota diciamo gli riescono molto meglio, per cui però è un peccato, però comunque la Ducato ha confermato di essere una squadra tosta, verace, ben organizzata, che crea parecchie occasioni, anche perché insomma contro lo Spoleto non era così semplice, per cui credo che a parte il risultato l'esame è stato un po' superato. Spoleto atteso ad una partita non facile, la prossima in casa contro la Vis Foligno, che è una delle sorprese di questo campionato. Sì, che ieri ha pareggiato per la prima volta in casa, perché altrimenti aveva sempre vinto. Sì. Ora passiamo alla seconda parte del settore giovanile Umbertide Agape. Lei è una presidentessa che pretende di sapere la formazione prima dell'inizio della gara? No, sono onesta, no, non la pretendo. So benissimo come lavorano i mister e quindi assolutamente no. Magari poi se vengono fuori delle problematiche, sì, voglio essere messa al corrente su tutto. Però io ho piena fiducia in loro, quindi so che lavorano bene. Allora, torniamo al responsabile. Lei ha il compito difficile di comporre lo staff tecnico. Di cosa tiene conto in questa scelta? Ma chiaramente gli allenatori o chiaramente gli istruttori, si fa una anche con la società a disposizione, si fa degli interventi prima di scegliere un allenatore, perché non è che deve essere soltanto a livello tecnico, ma deve essere anche una persona che sia a livello umano, che sia a confrontare con i ragazzi, che sappia, che sia un educatore. La prima, ripeto, nostro principio è che sia un educatore.
poi viene il reparto tecnico. Io sono felicissimo perché stanno lavorando su 240 ragazzi, ripeto, e non è che sono una selezione, perché noi siamo una società non professionistica. Non essendo non professionistica, ci sono anche ragazzi che si avvicinano al calcio per la prima volta già a un'età più avanzata. Ora bisogna essere così bravi a fare del sociale e attualmente creare anche dei ragazzi per il futuro, per il calcio che noi abbiamo qui a Umbertide. Noi siamo felicissimi su tutti i due anni, felicissimi per un semplice motivo, anche quel presidente potrà confermare: abbiamo un allenatore in prima squadra che ha lavorato con noi fino all'anno scorso, abbiamo un allenatore nella juniores che faceva gli allievi. Cioè la nostra crescita non è soltanto a livello di ragazzi, ma è una crescita anche a livello di allenatori che si propongono, crescono, arrivano a allenare le prime squadre grazie al lavoro fatto nel settore giovanile. Ecco che io sono ben felice per i ragazzi che stanno, per i miei allenatori o istruttori che stanno crescendo. Stiamo avvicinando a questi ragazzi molto più giovani, affiancare a delle persone più mature, perché il futuro chiaramente stiamo crescendo. Crescono i numeri, crescono i gruppi, chiaramente ci vogliono sempre persone. E i ragazzi che stanno crescendo, come qui dietro vedete che stanno allenando, sono ragazzi che escono da molti che li prendiamo. Ripeto, perché sono ragazzi che escono dall'ISEF, che fanno l'università, scienze motorie, che avevamo preso proprio per fare questo lavoro sui ragazzi. E su questo, ripeto, sono felicissimo e spero di non sbagliarmi a fine campionato. Torniamo dalla presidentessa. La società è soddisfatta dello staff tecnico delle giovanili oppure si aspettava qualcosa di più? Dunque, la società no, è soddisfatta. Rispetto all'anno scorso, come diceva anche Andrea, abbiamo cercato di dare un valore aggiunto allo staff. Mentre prima, ecco, forse c'erano dei mister che non avevano il patentino, magari solo degli aiutanti, quest'anno abbiamo cercato di dare un valore aggiunto a livello qualitativo. Tutti i nostri mister hanno il patentino, sono affiancati da una persona, da un ragazzo che li aiuta e chiaramente supporta il lavoro del mister, avendo anche tanti numeri. Chiaramente gestire i ragazzini diventa anche complicato, perciò abbiamo deciso di affiancarli con un ragazzo che anche della prima squadra e della juniores ci stanno dando una mano. Quindi io credo che su questo noi abbiamo fatto veramente un gran lavoro, e soprattutto se posso dirlo, mi soffermo sulla figura di Davide Scarpellini, che è vicepresidente nella nostra società e che sta dirigendo, oserei dire, in maniera ottimale tutto quello che riguarda il settore giovanile. È una figura di grande supporto e particolarmente sensibile alla nostra società e alle esigenze della scuola calcio. È soddisfatto della dirigenza? Credo che la dirigenza, quando abbia scelto, abbia fatto delle considerazioni. Io mi sono messo a loro disposizione quest'anno, anno passato e quest'anno. Penso che a fine anno ci rincontreremo. Se loro sono felici di me, io sono felice benissimo di loro, poi ne parleremo al momento opportuno. Il presidente, se mi confermerà, sarà il presidente. Io non so come dirlo, vedremo a fine anno se mi merito questa riconferma. Bene, ecco che ci sta raggiungendo il supervisore Luca Cassetta. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora, lei è un po' un parafulmine tra i ragazzi, i genitori, la società e gli istruttori. È un ruolo prestigioso e pieno di responsabilità. Sente il peso di questa cosa? Ma assolutamente no, è un ruolo che ho deciso di fare, che mi ha proposto la società, e mi piace, cioè, rapportarmi sia con i genitori che con i ragazzi. Qualche volta è normale che arrivino genitori, lamentele, cavoli vari, però è una cosa che proprio mi piace e faccio volentieri, insomma. Un'ultima domanda per la presidentessa. Cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Tra le tante cose che vorrei trovare, la serenità dei miei ragazzi, la serenità, la salute e la tanta voglia di divertirsi, di fare calcio e l'amicizia. Direi che sono dei bellissimi presupposti.
Ringraziamo la presidentessa Marta Grassini, Luca Rini Andrea il responsabile e il supervisore Luca Cassetta. Il servizio termina qui, linea allo studio. Siamo col padrone di casa Domenico Gentile, che ormai conoscete perché siamo spesso qui e lo saremo ancora. Ciao Domenico, sera. Siamo veramente molto vicini al Natale, diciamo subito che ci rivedremo proprio nell'ultima puntata dell'anno, sì, di Studio 90 fra 15 giorni, però tu ci avevi promesso i prodotti natalizi e guardate che come Domenico ha mantenuto le promesse, perché io vedo sette panettoni. Abbiamo di sette tutti i tipi di panettoni, sì, dal pistacchio ai fichi e noci, classico. Questa è la novità di quest'anno, che è un rum con il fondente variegato all'arancia, buonissimo. Una marena col cioccolato bianco, caramello salato e la famosa Nutella Ferrero. Con una N sopra che la dice, sì, lunga. Esatto, non è la firma dell'autore, dico io. Dell'autore, sì. Esatto. Poi, ecco, a Perugia c'è il torciglione, no? Che è un dolce classico. Il torciglione nostro non deve essere una presunzione, però lo chiedono in tanti. Noi usiamo una 75% di mandorla. Buono, buonissimo. E non mettiamo farina, quindi è mandorla e zucchero. E effettivamente è un prodotto che non riusciamo a produrlo per quando ne vendiamo. E poi abbiamo fatto altre novità. C'è una cosa particolare che ha attirato la mia attenzione, è questa qui, la prendo così ve la faccio, sì, vedere meglio, che sono questi croccanti al pistacchio. Questo è un croccante al pistacchio, sì. L'abbiamo fatto anche alla nocciola, ma al pistacchio abbiamo deciso di tenerlo come produzione. Sì. Poi abbiamo classico fatto torrone. Anche il torrone, ma anche questi qua che sono i marzapane, tipici siciliani, che qua se ne trovano poco, e anche quelli abbiamo. Poi di là abbiamo tanta altra vastità di prodotti, di, certo, linea. E ci dici qualcosa su quei vasetti che vedo lì? Che questi sono dei vasetti che io ho un'azienda siciliana che ci lavoriamo già da un bel po' di anni e io ci prendo il pistacchio, sì, e in più vendiamo anche dei prodotti loro. Questa è una crema al cocco, la mandorla, al pistacchio, ma c'è anche alla nocciola. Quindi, insomma, questa è l'unica cosa che noi non produciamo, poi per il resto produciamo tutto. Addirittura questi qua sono dei tartufi, sì, al fondente e al cocco, che buonissimo. Anche questi, la novità dell'anno scorso era questa qua. Poi abbiamo il pandoro classico. No, è no, sempre panettone, sempre, però panettone. È un cesto quello. È un cesto, fatto cesto natalizio con i marron glacé, insomma, esatto, tutti quelli che, esatto, sono i prodotti. Vogliamo chiudere però anche con la bottiglia, perché dobbiamo dire qualcosa, griffata. Griffata. Questo ho fatto l'anno scorso, di questi tempi abbiamo fatto un contratto con un'azienda del Beneventano, dove ci fa il prosecco personalizzato. Ah, quindi il prosecco, quindi, non è solo roba dell'Alta Italia del Veneto? No, 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 è solo il prosecco. Questa è una falanghina extra drive, sì, che ce lo fa un'azienda del Beneventano direttamente a noi, con, bene, l'etichetta nostra del Centova. Ok, abbiamo visto i prodotti. A livello di appuntamenti c'è qualcosa che bolle in pentola per quanto riguarda il Natale, cene, immagino, aziendali? Appuntamento, sì, cene aziendali, abbiamo già parecchie prenotazioni che ci hanno fatto sia a livello di classe che aziende. E che si aziende svolgerà in questa sala, immagino, sì, che voi, esatto, vedete solo una parte, ma esatto, esatto, tiene parecchie persone. Tipo, no? L'8, il 9, già abbiamo la sala piena. E appuntamenti principali sono solo per quanto riguarda la prenotazione dei panettoni, che non riusciamo a stare dietro alla produzione, infatti domani dobbiamo riprodurre i panettoni e domani mattina, manca a farla apposta, devo mandare 30 panettoni in Francia, ah, per, bellissimo, un'azienda qui, la Ball System di Sant'Andrea delle Fratte, che oltre a essere amico collaboriamo, e devo spedire i panettoni nostri anche. Vogliamo lì, Domenico, ricordare il numero di telefono, se, sì, qualcuno vuole prenotare? Sì, lo 075 50 03 741. Ecco, quindi per prenotare tutta questa roba qui. Sì. Oh, beh, sì, non tutta, non esagerate, insomma, qualcosa di questa roba. Ma basta roba che qui si va anche sulla pagina Facebook o, esatto, Instagram, si trovano, mette solo Centova, escono le nostre pubblicità. Oh, però per i ritardatari, perché sappiamo che c'è molta gente che fa il Natale in anticipo,
ma c'è molta gente che si affolla negli ultimi giorni. Infatti l'anno scorso il 24 pomeriggio, 25 e 26, se avevano altri 50 panettoni o qualcosina in più li avrei venduti tranquillamente. E quindi noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori per un riepilogo. Io dico un segreto, perché qualcuno dice sempre ma il panettone dammi quello ultimo fatto. Sì. In realtà il panettone più riposa e più buono è, perché la pasta prende il sapore del prodotto che lo andiamo a variegare. Certo. Infatti noi col pasticcere massimo l'ultima sfornata la facciamo il 19-20 di dicembre. Non più tardi. E allora noi perché saremo... se io faccio un panettone il 23 di dicembre ti do un prodotto che tu il 25 non lo riesci a mangiare. Vedete magari qual è la differenza tra le grandi catene di distribuzione, per carità, senza perché voler... noi non mettiamo conservanti, esatto. Noi non mettiamo, lievita naturalmente e poi si deve asciugare, quindi il tempo di asciugatura glielo dobbiamo dare con la natura, insomma. Ecco. Certo. Allora noi il 18 saremo qui, sì, esatto. L'ultima puntata, esatto. Quindi riepilogheremo tutto e sarà l'assalto agli ultimi giorni di produzione anche di questa buonissima repertorio che ci ha fatto vedere Domenico Gentile. Grazie e Domenico. E ci facciamo anche gli auguri. Certamente, e beh, quello direi che è d'obbligo oltre che un piacere. Grazie Domenico, grazie noi a torniamo voi. A parlare l'ultima parte di calcio e ci vediamo fra 15 giorni. Grazie, buona serata. Dal bar ristorante Albergo Centova, un brevissimo consiglio pubblicitario. L'azienda agricola Poggio Santa Maria nasce da una passione innata per la terra e la natura e dall'intensità dell'amore per questi luoghi. Il nostro progetto è di trasmettere con entusiasmo agli ospiti quelle tradizioni familiari in cui abbiamo sempre creduto, oltre all'amore per questo territorio. L'agriturismo Poggio Santa Maria si trova su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi, Trasimeno e su tutta la Valdichiana senese. Da quest'estate attiva la nuova cantina con sala degustazione e convegni. Una location fantastica dal panorama mozzafiato per degustazione di eventi indimenticabili. L'azienda agricola Poggio Santa Maria produce olio DOP e vino DOC dalle eccellenti qualità. Siamo attivi su tutta la filiera, dall'attività agricola di coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, direttamente al consumatore. L'azienda agricola Poggio Santa Maria di Massimiliano Marchetti è in via Villa Cartoni 30, Castiglione del Lago, Perugia. Gelateria Pasticceria Siciliana Made in Sicily, via 25 aprile Marciano Perugia, cuore e passione, la tradizione degli autentici dolci siciliani in Umbria, con materie prime selezionate di provenienza palermitana, come l'originale ed inimitabile ricotta, vasto assortimento di dolci a partire da cannoli, cassate e prodotti tipici della Sicilia. Da giugno 2022, quindi questo giugno, abbiamo aperto anche il lato gelateria e anche quello è stato un grande successo. Da gustare le imperdibili granite e gelati con le brioche fatte in casa. Gelateria Pasticceria Siciliana, Made in Sicily, cuore e passione in Umbria, via 25 aprile Marciano, Perugia. L'impresa edile Antolini Costruzioni di Tavernelle Perugia conta oltre 30 anni di attività, con competenze tecniche tali da operare in edifici civili e industriali, ma anche rifacimenti, restauri, manutenzioni varie. L'impresa si pone come valido interlocutore per la realizzazione e la vendita di immobili di prestigio destinati a un mercato nazionale ed internazionale. Impresa edile Antolini. Abitare è un atto di suprema ispirazione. Perugia c'è Anytime Fitness, la palestra dove troverai un ambiente stimolante e dei personal trainer qualificati.
Tutti gli associati ottengono consulenza iniziale gratuita e personalizzata. L'iscrizione comprende l'accesso a più di 4.900 palestre in tutto il mondo, aperte H24. Il nostro staff è preparato a sostenerti nel tuo percorso fitness. A Anytime Fitness offriamo training e corsi personalizzati assieme agli strumenti giusti per tenerti motivato. Ma Anytime Fitness è anche Paddle, l'appassionante sport del momento. Sul suo campo divertenti partite ma anche corsi personalizzati per chi vuole cimentarsi. Vieni in via Sette Valli 326 a visitare il nostro club. Chiama il 379-116-9529 per un appuntamento. Logica è il tuo partner per la gestione dei magazzini. Con la nostra esperienza siamo in grado di gestire completamente il magazzino dalla movimentazione delle merci sino ai carichi. Dov'è Inge Leinfelkers? La domanda è semplice, ma la risposta si trova forse nella bellezza. O forse a metà tra esperienza e professionalità. O più semplicemente nella storia che attraversa questo paese, scandita da panorami che si susseguono, giorno dopo giorno, in una danza senza tempo. Più di 70 agenzie, oltre 1.000 professionisti. È qui, proprio dove vi serve, il network immobiliare di qualità più diffuso in Italia. Noi siamo Engel & Völkers. Pasticceria Angeletti Cellesi, la qualità e la tradizione sempre più vicino a te. Servizio catering e banqueting. Ci trovi nel laboratorio punto vendita di Elera di Corciano in via Camillo Bozza 4, 075 518 1670 e nei punti vendita di Perugia, Largo Madonna Alta 44, 075 7973 764. San Mariano di Corciano, via Rossini 11, 075 9698 420. Agello di Magione, via Pietro Vincioli 4, 075 69 55 25. Perugia, via della Pescara 20, 075 37 28 210. Pasticceria Angeletti Cellesi, la qualità e la tradizione sempre più vicino a te. Bene, dopo questa parentesi con il settore giovanile, la fascia pubblicitaria e i bei e soprattutto buoni prodotti che ci ha presentato Domenico Gentile, adesso apriamo l'argomento della prima categoria. Quindi cominciamo con Georgiana che dice quelli che sono i risultati del girone A, proprio di questa prima categoria. Pistrino, Pontefelcino 0-3. Pontepattoli, Casa Diavolo 1-3. Promano Umbertide Agape 0-2. Real Padule Rosi Ramazzano 3-3. Sulpizia Tigrotti Morra 1-2. Tiberis Montecastelli 0-0. Virtus San Giustino Cerbara 2-0. Val di Pierle per Parlesca 3-1.
Bene, adesso allora vediamoci la classifica, dove continua la corsa del Pontefelcino, ma col risultato di ieri la Virtus San Giustino tallona. Al primo posto con 33 punti in classifica troviamo Pontefelcino, a seguire con 31 Virtus San Giustino, Cerbara 30, Pistrino 23, Umbertide Agape 21, Tigrotti Morra 20, Val di Pierle e Real Padule 19, Parlesca 18, Sulpizia 15, Casa Diavolo 14, Monte Castelli 11, Tiberis e Promano e Ponte Pattoli 9, Rosi Ravazzano 3. Bene, allora qui abbiamo un servizio. Stefano, una vittoria, quella della Virtus San Giustino, che per ora vede scavalcare, no? Il Cerbara, che pesa molto. Fino adesso l'antagonista pesa molto, del Ponte Felcino. Certo. Che però non si ferma al Ponte Felcino. No, il Ponte Felcino non si ferma e a sua volta ha vinto una partita importantissima, perché il Pistrino, diciamo che da questi 90 minuti sperava di trovare il guizzo per restare un po' nell'alta classifica, diciamo che con questa sconfitta si è un po' staccato, però occorre dire che il Ponte Felcino, insomma, è una squadra importante, costruita per vincere, e in questo momento la leadership è assolutamente meritata. Anche se, insomma, in questo girone le tre squadre che sono al momento ai primi tre posti sono probabilmente le più attrezzate e lo hanno dimostrato in questa prima fase. Certo, la sconfitta del Cerbara con la San Giustino rimette nella giusta posizione probabilmente i giallorossi, anche se comunque Cerbara resta un team di assoluto valore e sicuramente si lotterà fino alla fine insieme a queste altre. Ecco, vedremo adesso il servizio. L'allenatore del Cerbara dice: noi facciamo i risultati con quello che possiamo, eravamo di fronte a un avversario che ha speso tanto. Sei d'accordo? Sì, vabbè, adesso io non so quanto sono pieni o gonfi i portafogli dei presidenti, però sicuramente anche il Cerbara non credo che sia una squadra che spende pochissimo, insomma, perché è da diversi anni che sta nelle parti alte delle classifiche, solitamente, poi magari ci sbagliamo, però quando una squadra è nelle parti alte della classifica non è la più economica, poi dopo magari spenderà meno, non so, dico un nome a casaccio, della Real Padule, però diciamo che spesso e volentieri, no Francesco? No, però diciamo che forse perché sicuramente, siamo più nel Perugino, dal Perugino anche a San Giustino ci sono andati dei giocatori importanti, vedi? No, sì, sì, no, sicuramente sì. San Giustino. E il Ponte Felcino, anche lì conosco un paio di giocatori. Lunga manga intramontabile. Quindi sicuramente, come ha detto bene Stefano, Ponte Felcino e San Giustino erano le più accreditate alla vigilia e stanno mantenendo sicuramente i... Quindi sono queste le tue favorite. E poi domenica c'è lo scontro diretto. Domenica sì. Per sentito dire ecco, di domenica, che hai fatto bene a dire domenica, perché la prima categoria non gioca il turno infrasettimanale, sì. Quindi si giocherà direttamente domenica prossima. Allora, ti dicevo, per quello che appunto vivendo nel Perugino magari hai più a che fare con, no? Però appunto sapevo che sia il San Giustino che il Ponte Felcino avevano allestito squadre sicuramente improntate a poter vincere e la classifica lo sta testimoniando. Sì, sì. Il girone B lo conosco meglio, però è molto adesso meglio. Ti interrogo perché ieri c'è stato un risultato bomba, clamoroso. Allora, adesso però andiamoci a vedere proprio questa partita, Virtus San Giustino Cerbara, e la commenta sempre lui, ovvero io. Con una doppietta di Pica in avvio e alla fine, la Virtus San Giustino batte il Cerbara nello scontro diretto del girone A del campionato di prima categoria e così conquista il secondo posto in classifica, due sole lunghezze dal Ponte Felcino, che però continua a vincere, lo ha fatto sul campo del Pistrino. Anche qui un minuto di raccoglimento per le vittime delle incidenze proprio tra San Giustino e San Sepolcro, avvenuto in nottata, quattro giovani vittime spezzate. Ma passano soltanto, venendo alle cose di calcio, passano soltanto due minuti, non nemmeno, che Pica raccoglie sotto misura il pallone e infila il portiere Lucari per il gol del vantaggio. Dunque inizia subito bene la partita per la Virtus San Giustino.
prova a scuoterci il cerbare. Il colpo di testa da parte di Bruschi non è certo apprezzabile, fa solo il solletico a Matteacci, invece ha il suo da fare ancora Lucari a respingere la conclusione dei padroni di casa, che poi vanno vicini al raddoppio, ma il tiro termina alto. Calcio di punizione per il Cerbara, la buona posizione, la conclusione che fa la barba al palo con Matteaggi, che però sembrava essere sulla traiettoria. Con le immagini andiamo alla ripresa, dove il Cerbara ha una buona opportunità, bravissimo Cristian Matteaggi a dire di no. Ci prova ancora la Virtus San Giustino con Pica, che se ne va in velocità, però la sua conclusione, oltre ad essere debole, anche imprecisa. Ancora Pica, pericoloso, un'azione praticamente in fotocopia, e al 43esimo arriva il raddoppio. Dunque 2-0 per la Virtus San Giustino, che di fatto chiude la gara, che forse il Cerbara non ha interpretato al meglio, come ha fatto in altre circostanze, perché sono ancora i padroni di casa pericolosissimi con questa azione di sfondamento in area di rigore. Recupera il pallone Boncompagni, poi la conclusione che termina sul fondo. E c'è anche un rosso nel finale, brutto questo gesto da parte di Veschi, che scalcia e colpisce con un pugno, almeno cerca di farlo, il diretto avversario, il numero 14 Milani, e viene spedito anzitempo sotto la doccia. Finisce 2-0 per la Virtus San Giustino ai danni del Cerbara. E siamo contentissimi, abbiamo vinto uno scontro diretto che era atteso da tanto tempo. Era l'unica squadra insieme a noi e Pontefercino a non perdere mai finora, e l'abbiamo battuti noi. Io credo che abbiamo un grandissimo gruppo e è meritatissima la vittoria, e dobbiamo durare fino alla fine, perché il nostro obiettivo è vincere il campionato, come la società ci ha chiesto dall'inizio dell'anno. Allora, commentare la partita di oggi è semplice: abbiamo perso 2-0, abbiamo preso gol dopo 50 secondi su un errore nostro, e dopo abbiamo lottato, forse, cioè credo siamo stati in campo anche abbastanza bene. Sicuramente competere con il San Giustino è difficile, per quello, per quanto anche spendono, quindi è difficile, e noi facciamo con quello che abbiamo, con quello che possiamo, e andiamo avanti così. Bene, andiamo al girone B. Allora, vediamoci subito i risultati e la classifica, poi con Francesco ci dirà la sua. Abbiamo ben tre servizi. Papiano Sant'Orsola Magione 0-2. Piegaro Virtus Collina 3-2. Sant'Arcangelo San Marco Juventina 2-1. Santa Sabina Passignano 8-0. Sette Valli Pila Capocavallo 1-4. Spina San Nicolò 1-2. Tuoro Torgiano 1-0. Via Larga Marciano Castiglionese Vitellino 3-2. Vediamoci la classifica adesso. La classifica: al primo posto con 30 punti troviamo Santa Sabina, a seguire con 29 Passignano, con 27 punti Capocavallo Magione Sette Valli Pila, a seguire San Marco Juventina, sì, 19. Juventina, Via Larga Marciano 18, Tuoro Castiglionese 15, Insieme al Piegaro, Torgiano 14, Papiano e Sant'Arcangelo e Virtus Collina 12, Spina 10 e San Nicolò 7. Allora, siccome Francesco Falzi ha detto che è un grande esperto di questo girone, spiegaci come si può perdere la prima contro la seconda 0-8. Perché... No, vabbè, grande esperto no, però sicuramente... Perché questo è il risultato. Tu pensa che ieri io ero a vedere la partita a Castiglione del Lago a Nestor, e due o tre volte si è sentito, no, dire vicino a me negli spalti: ma è sbagliato il risultato, perché si seguiva dai vari siti il risultato, cresceva il punteggio a dismisura. Quindi non so cosa è successo. Ma dove? Santa Sabina Passignano 8-0. Te lo dico subito: dopo il 2-0 gli hanno buttato fuori il portiere, è normale che dopo Vazzana e gli altri hanno fatto 7 gol. Ecco. Dai, adesso su. Poi però, lo vediamo nel servizio. Però Giacomo, insomma... La bambola un po' collettiva. Esatto, però insomma, 8 gol, la prima della classe. Allora, non è solo questa la motivazione, ma è stato il principio
di questa catastrofe, perché quando gli butti fuori, io l'ho visto i gol, quando gli butti fuori il portiere, è come ieri San Sisto Elleran, c'era De Marco, ogni tiro che faceva l'Elleran, mi dispiace per il Freghino, era un'incertezza, la difesa del San Sisto giocava con la paura, dai, si capisce. Però 8-0 è il risultato, sono tanti, e anche moralmente può ripercuotersi, anche se poi i valori delle prime 5 squadre sono diversi dai ecco valori. Che la concorrenza però, è tanta. Però guarda, io ti dico, il Passignano non era quella di ieri. Io appunto. L'ho vista giocare, il Passignano gioca bene. No, assolutamente. Quindi ha inciampato. Dai. Speriamo che poi possa... Stefano le conosce meglio di tutte ma e due. Ma appunto, io ti ho detto, è stata una bambola collettiva, perché... Sì, è vero, il portiere è stato espulso, ma giochi 10 contro 11, no? 6 contro 11, no? Il Freghino che è entrato... Però, vabbè. Permettetemi di spendere una parola anche per il capocavallo, che magari... Grande risultato ieri, sì. Sì, a parte il gran risultato di ieri nello scontro diretto col Pila, ma fra quelle, diciamo, che stanno là, sua sicuramente la meno blasonata, no? Fra le 5 che stanno su, che hanno fatto anche categorie superiori. Però il capocavallo... È una squadra con valore, da buonissimi valori tecnici. Credo che se dietro, no, dove c'è un pochino anche c'è il nostro amico Pisello, che un attimino comunque sta dietro le quinte lì, se hanno voglia di poter provare a fare qualcosa di importante con il valore che hanno in squadra, secondo me possono riuscire a farlo, anche se ovviamente sono già posizionati in maniera ottima. No. E davanti c'è il Santa Sabina. No, Santa Sabina Passignano per me. Però il capocavallo è una bella squadra, Giacomo. Io l'ho vista giocare. L'ho vista anch'io. Anche il Magione è una bella squadra. Allora, Passignano, il presidente è proprio deciso a voler vincere a tutti i costi. Oh, hanno provato anche a prendere Cenerin del Mantignana, adesso non so se riusciranno a prenderlo, però i tentativi di rinforzarsi lo stanno a fare a Passignano. Quindi Santa Sabina è una squadra completa, secondo me. Quindi... Beh, è già il terzo anno che frequenta le posizioni altissime. Sarebbe ora di rivederla in promozione Santa Sabina. Sì. Però ogni anno il Santa Sabina, quando siamo verso la fine, stranamente se capisci, incomincia a perdere. Stefano, due esordi, uno, parlo degli allenatori, sì. Uno positivo del Sant'Arcangelo, no? Che batte 2-1 il San Marco Juventina, sì. Mentre, complimenti a Catana per il gol della vittoria, mentre purtroppo non è andata bene a Rubeca sulla panchina del Torgiano, sconfitto a Tuoro. Sì, sconfitto, diciamo, sicuramente non è il risultato che si aspettavano a Torgiano, perché no, quando... anche se poi è stata una settimana abbastanza difficile con dimissioni, esonero della Ciana, eccetera. Sì. E poi questa chiamata per Rubeca, probabilmente arrivava anche lui fresco da un'altra esperienza, magari ancora deve un po' ambientarsi. Sì, lo sentiamo, poi lo dirà anche nel... Credo che gli allenatori, secondo me, non sono abituati come giocatori a cambiare domenica gioco anche qui, perché c'è la conoscenza del gruppo, no? Beh, è tutta un'altra cosa, no? Non è che vai in campo devi o difendere o segnare. Noi che oggi avevamo buttato Giorgia, l'avevamo buttato dentro, diciamo, è un po' tutta un'altra cosa. Sì. Per cui allora vediamo di Fabio, però aspetta, scusa, fammi mandare due servizi, sì. Poi lo dici, così diamo il tempo di prepararci, sì. Per il terzo, sì. Allora vediamo Santa Sabina batte Passignano 8-0 e la partita che si è giocata nel pomeriggio tardo, Capocavallo batte Sette Valli Pila 4-1, la gara si è giocata a San Sisto. Tutti e due i commenti sono di Leonardo Schiavoni. Tredicesima giornata del campionato di prima categoria girone B, si affrontano prima contro seconda Santa Sabina Passignano, il Santa Sabina secondo in classifica, quota 27 punti, seppur pari con il Sette Valli Pila. Ospita il Passignano capolista a quota 29, quindi sfida molto delicata. Campo le due squadre, tra le file del Santa Sabina c'è Leonardo Vazzana, quota 94 gol in carriera, a meno 6 da quota 100. La vedremo oggi, proverà ad accorciare, parte forte il Santa Sabina, è subito proprio Vazzana in area di rigore, sposta il pallone sul destro e calcia e subito trova il gol del vantaggio, 1-0 per i padroni di casa e dunque sale a quota 95, ci prova il Passignano con un tiro cross, il pallone che accarezza
La traversa, si perde sul fondo. Poi calcio di punizione, battuto da Gennipi, il pallone è allontanato dalla difesa del Santa Sabina. Qui Castellani prova ad innescare un compagno che non trova, il pallone viene rispedito e perso dalla difesa del Passignano, con Vazzana che ne approfitta, salta due giocatori e trova il gol del 2-0, doppietta per il numero 10, fa tutto lui come sempre ormai in questo campionato. 2-0, è tutto fin qui troppo facile per il Santa Sabina, prova a reagire il Passignano, Genepi mette il cross, pallone che rimane in area di rigore, si salva la difesa rosso-blu che poi trova infiniti spazi per ripartire, ancora Vazzana lanciato, l'uscita di Ottolenghi che tocca il pallone con il braccio e dunque inevitabile l'espulsione per il portiere del Passignano. Si complicano le cose per gli ospiti, 2-0 sotto e 11 contro 10 per il resto del match, costretto dunque al cambio in porta con l'ingresso di Borghesi, punizione respinta proprio dal neo entrato, poi ci prova Belli col pallone che termina alto, adesso domina il Santa Sabina, dribbling di Bura dalla destra, conclusione, tocca Borghesi ma non basta, 3-0 per il Santa Sabina, gol numero 11 Bura. Adesso un dominio della squadra di casa in lungo e in largo, Passignano in difficoltà, sbaglia qui, sta per mettere in porta Vazzana, si salva poi in qualche modo, ci prova ancora il Santa Sabina, conclusione alta di Presiado da ottima posizione, si spegne completamente del tutto il Passignano, qui viene fermato Bura, lanciato verso la porta ma poi prende palla il solito Vazzana, dribbling, aspetta il movimento ancora di Bura, l'uscita di Borghesi, viene saltato, Bura mette in mezzo e Arteaga fa 4-0 per il Santa Sabina, dominio totale dei padroni di casa già nel primo tempo, 4 gol, uomo in più, Passignano in grandissima difficoltà. La ripresa che si preannuncia altrettanto tosta per la squadra ospite, ancora il pallone per Vazzana, fermato però in posizione di fuorigioco, torna a farsi vedere finalmente anche il Passignano, grandissima chance qui per Nicoletti che non inquadra lo specchio della porta, reazione d'orgoglio della squadra ospite che ci prova ancora un cross allontanato da Bucari con i pugni, ma nulla da fare perché il Santa Sabina spinge, Tiacci dalla destra mette in mezzo, l'uscita di Borghesi, il pallone si ferma e Vazzana lo spinge in porta, tripletta per il numero 10, 5-0, c'è spazio ancora per altre occasioni del Santa Sabina, sempre Vazzana, non c'è più praticamente il Passignano in campo, ancora tu per tu con Borghesi, mette in mezzo per Arteaga che dribbla e segna il gol del 6-0, adesso risultato che si fa davvero pesante, il Santa Sabina non vuole fermarsi, anzi trova addirittura il settimo con Vazzana che fa il poker personale, 7-0, quarto gol di giornata per il numero 10 che sale a quota 98 gol in carriera, si avvicina davvero a quota 100, mancano solo due centri per oggi, però si fermerà a 4 perché l'8-0 lo sigla Arteaga con un tocco morbido morbido, batte Borghesi ed è tripletta per il numero 9 del Santa Sabina, nel finale chance per il Passignano, conclusione alta da parte di Poggioni, ci prova poi il Santa Sabina su una punizione che si stampa sulla traversa, deviata da Borghesi. Buona parata del portiere del Passignano e qui Nicoletti sciupa un'altra chance di testa. Incontro che termina 8-0 per il Santa Sabina, risultato pesantissimo e sorpasso in classifica. Santa Sabina in testa da solo a quota 30.
È difficile, però intanto partiamo con super complimenti al Santa Sabina, che ha strameritato, ma anche se non sul 2-0 non buttava fuori il portiere sarebbe finita col risultato largo comunque sia, perché valore in campo, ma più che altro l'atteggiamento era totalmente sbagliato il nostro, e un bel atteggiamento loro. Dunque super complimenti al mister, alla società, a tutti quanti, perché lavoro si vede nel campo e si vede che state facendo un gran lavoro, a differenza nostra che era un periodo che venivamo da vittorie sofferte e alla fine squadre avversarie avevano sbagliato molto contro di noi e avevamo riportato il risultato. Questa volta non hanno sbagliato nulla e il risultato non fa una piega. E nulla da dire, ma assumo le mie responsabilità, perché quando una squadra perde così, con un risultato così ampio, l'allenatore ha sbagliato tutto e per tutto, è un periodo che sto sbagliando, ci sarà da fare delle riflessioni. Per i 100 gol siamo ormai a meno 2, perché prima di oggi erano 94 e oggi siamo arrivati a 98. Non penso mai al gol personale. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile in campionato. Chiaramente poi quando giochiamo così come oggi, che grazie agli episodi siamo riusciti ad andare in vantaggio subito e a chiuderla, si può dire, prima del 40esimo, chiaramente dopo viene tutto più facile. Oggi c'è da fare un applauso a tutti i ragazzi, perché hanno fatto veramente quello, abbiamo approcciato la partita come avevamo detto di fare e l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Davanti siamo andati a mille, a centrocampo abbiamo sbagliato poco, dietro siamo stati attentissimi, chi è entrato chiaramente è stato anche facilitato un po' dalla situazione, però ha giocato bene e niente, devo fare i complimenti a tutti, perché veramente siamo stati bravi oggi. Adesso mercoledì c'è un'altra partita importante di Coppa, sarà dura perché andremo a affrontare una squadra che sull'altro girone sta facendo un bel campionato, su un campo difficile, col tempo che sta piovendo, quindi per noi giocare lontano dal sintetico sarà sicuramente una partita tosta. Tredicesima giornata del campionato di prima categoria girone B, si affrontano Sette Valli Pila e Capocavallo, 27 punti per i padroni di casa, 24 per gli ospiti. Pila meno 2 dalla vetta, il Capocavallo a 3 punti proprio dal Pila, ci si gioca molto in questa sfida. Completo nero per gli ospiti, bianco verde per i padroni di casa, ospiti che passano subito in vantaggio con Mullai, che segna il gol dell'1-0 in apertura. Capocavallo dunque subito avanti e subito anche arriva il raddoppio da parte di Cheurfi, 2-0, tiro all'angolino dal limite dell'area, 1-2, micidiale in partenza del Capocavallo. Il Pila però la riapre subito con Fiorucci, cross dalla destra, il numero 9 in area di rigore la mette dentro. Primo tempo davvero scoppiettante, qui arriva un altro gol, sempre di Cheurfi, doppietta e 3-1 Capocavallo. Praticamente un dominio, quello della squadra ospite, ci prova scatenato Cheurfi, questa volta mette il pallone di poco alto sopra la traversa, qui punizione di Pettinacci, pallone che termina sul fondo, ancora Cheurfi mette in mezzo, pallone rimane lì e arriva anche il quarto gol del Capocavallo con Bartoccini, che sigla il 4-1, partita completamente dominata dalla squadra ospite nel primo tempo, termina con 3 gol di vantaggio del Capocavallo sul Pila. Nella ripresa qualche occasione arriva, qui buona chance per il Pila, non riesce però a trovare la porta, e poi una conclusione dalla lunga distanza respinta dal portiere del Capocavallo. Si rimane dunque 4-1. Ospiti che cercano addirittura il quinto gol. Arriva
in ritardo, quindi Mullai sulla sponda di testa, nulla di fatto, sempre il numero 11 in area di rigore, conclusione col mancino, aveva fermato però l'arbitro per fuori gioco, poi ci riprova Keorfi con il tiro che termina alto sopra la traversa. È una buona chance il Pila, calcio di punizione, colpo di testa da dentro l'area piccola, ma anche in questo caso aveva fermato tutto il direttore di gara per posizione di fuori gioco. E dunque incontro che termina 4-1 per il capocavallo, che con questa vittoria sale a quota 27 punti e aggancia proprio il Pila. È stata forse la nostra peggior partita, ci avevamo molte assenze, però questa non è una giustificazione, siamo partiti un po' così, un po' non abbiamo approcciato bene e abbiamo il capocavallo che è una squadra molto forte, abbiamo veramente, devo fare i complimenti, hanno fatto una grande partita, il primo tempo ci hanno ammazzato e hanno meritato ampiamente le vincite. Ci facciamo un bagno di umiltà, siamo pronti, ripartiamo la domenica prossima, speriamo che recuperi qualche assente e il campionato è ancora lungo e comunque ripeto, con Capocavallo oggi era veramente difficile, veramente hanno fatto una grande partita. Sono contento perché è una bella vittoria contro la seconda classifica, quindi venendo nel loro campo è difficile, no? Perché loro sono un'ottima squadra. Però secondo me noi abbiamo fatto un primo tempo ottimo, dove ci è andato anche bene, no? Che avevamo fatto subito, siamo riusciti subito a fare gol, quindi sicuramente tutto per il verso giusto, però abbiamo finito il primo tempo con un 4-1, credo meritato, anzi forse anche un pochino potevamo fare anche meglio, però 4-1 bene, e poi il secondo tempo abbiamo gestito abbastanza bene, quindi credo che non il risultato della partita non è mai stato in discussione e niente, abbiamo vinto meritatamente secondo me una partita importante, quindi faccio complimenti ai miei ragazzi e niente, adesso intanto ci godiamo questa vittoria e poi niente, pensiamo alla partita di domenica prossima. Allora Giacomo, scusa, ti ho interrotto. Sì. Abbiamo visto Sette Valli Pila, capocavallo. Ecco, Santa Sabina è in cima, cioè Passignano e Santa Sabina sono in cima, però capocavallo, Magione e Sette Valli, secondo me, una delle tre, cioè sarà questo il lotto che alla fine risponde a Francesco Farsi, no? Perché in questo momento... quello che ha detto lui comunque. Sì. Alla fine sì, ecco sì, Francesco, sono d'accordo con te perché non me l'ho accorto del Le distanze sono minime. Delle distanze che sono minime. E quindi quando sono minime c'è sempre uno scontro diretto praticamente tutte le domeniche, perché di fatto è così. Adesso chiudiamo con i servizi di questo girone, proprio con la vittoria che comunque rimane un bel successo, al di là di Rubeca o meno, del Tuoro sul Torgiano per 1-0, commento di Leonardo Schiavoni. Tredicesima giornata del campionato di prima categoria, girone B, si affrontano Tuoro e Torgiano. Torgiano fresco del cambio allenatore con l'arrivo di mister Rubeca. A quota 12 punti il Tuoro, a quota 14 il Torgiano. Completo bianco per i padroni di casa, giallo-blu per gli ospiti. Match che inizia, prova a partire forte il Tuoro. Si sviluppa in un calcio d'angolo, il pallone viene allontanato. Conclusione di Fastellini. Palla che finisce non lontana dallo specchio difeso da Montagna. Prova a farsi vedere poi anche il Torgiano con una conclusione dal limite dell'altro numero 9, De Cristoforo. Anche qui la palla sfiora il palo, ci riprova sempre lui. Ancora De Cristoforo, gran parata da parte di Magrini che mette pallone in calcio d'angolo. Ci prova il Torgiano proprio dal corner, il pallone che rimane in area di rigore e dopo una serie di deviazioni finisce sul fondo. Qui si complica la vita il Torgiano sul rinvio di Montagna, il pallone viene recuperato dal Tuoro, subito la verticalizzazione per l'inserimento di Negroni,
che fa 1-0 per i padroni di casa. Troppo ferma la difesa del Torgiano, che prova subito a reagire. Grande chance, l'anticipo sul primo palo con pallone che però termina sul fondo. Poi buco della difesa del Toro, il pallone arriva per De Cristoforo, l'occhiata in mezzo, il cross, si salva la difesa dei padroni di casa. Ancora Torgiano, pericoloso, calcio d'angolo, pallone spizzato sempre sul primo palo, poi arriva la conclusione sul fondo da parte di Oliveira. Adesso solo una squadra in campo, il Torgiano che cerca il pareggio a testa bassa. Qui altra conclusione che termina però altissima. Ci prova poi su calcio di punizione Rosati. Magrini risponde, pallone che rimane in area di rigore. Ancora Magrini, lo fa suo. Adesso un momento delicato per il Toro, che però in contropiede trova spazi per andare a cercare il secondo gol. Ancora Negroni, mette in mezzo per Fassellini, controlla e calcia al numero 9. Gran parata di Montagna, che mette il pallone in corner, tiene il risultato sull'1-0. E si va a riposo. Nella ripresa ancora il Torgiano alla ricerca del pari. Gran conclusione da lontano, altra gran parata di Magrini. Ancora una volta decisivo il portiere del Toro. È sempre Rosati che ci prova, stavolta punizione deviata dalla barriera. Pallone che schizza, lo fa suo ancora Davide Magrini. Poi cross sul secondo palo, altro colpo di testa che scheggia la traversa. Torgiano, dobbiamo dire anche sfortunato, tante le occasioni create dalla squadra allenata da Rubeca, una dietro l'altra. Ma un po' per gli interventi di Magrini, un po' per sfortuna, non è riuscito a trovare il pareggio. Insiste poi ancora con un lancio da centrocampo, il pallone che arriva in area di rigore, il cross al centro. Ancora una volta Magrini è lì e fa suo il pallone. Dai piedi di Rosati nascono sempre le occasioni migliori. Qui prova la conclusione da lontanissimo, pallone alto, non di molto. Toro che vorrebbe cercare il 2-0 per stare al sicuro. Ci prova con una conclusione di Gallastroni, blocca a terra Montagna senza problemi. Il finale calcio d'angolo per il Toro, il pallone che arriva sul secondo palo viene raccolto dall'altra parte, ma nulla di fatto. Si chiude la difesa del Torgiano, che poi ci riprova con un lancio in avanti a cercare De Cristoforo. Ancora Magrini giganteggia il portiere del Toro in area di rigore. Le ultime battute, ci prova il Torgiano che calci da fermo, il pallone in area di rigore, allontanato dalla difesa del Toro. Veramente una lotta nei minuti finali, accende anche una mischia tra i giocatori delle due squadre. Incontro che termina 1-0 in favore del Toro, che con questa vittoria sale a quota 15 e scavalca proprio il Torgiano. Beh, diciamo che è stata una partita giocata alla pari tra due squadre che si rispecchiano molto per tutte le caratteristiche. Prendiamo di buono il risultato e questo ci fa veramente molto piacere, perché ne avevamo bisogno vista la classifica. Beh, la partita dove abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto un piccolo errore, abbiamo preso subito gol, poi abbiamo cercato di riprenderla con tutte le nostre forze. È la mia prima partita, mi serviva un po' per valutare anche la squadra, che è composta da ottimi giocatori, ma per fare il salto di qualità non basta essere degli ottimi giocatori, ma bisogna dare molto di più dentro al campo. Da martedì inizieremo a lavorare ancora di più sulla testa, che è la cosa più importante oltre ai piedi. Adesso Giorgiana, parliamo del campionato sempre di prima categoria, me del girone C, quindi vediamo i risultati e poi la classifica sempre grazie a te. Cascia Palazzo 2-1, Cerqueto Grifo Cannara 2-1, Giulia Spello Gualdo Fossato 1-1, La Castellana Real Virtus 2-3, Olimpia Umbria Costano 0-1, Petrignano Nocera Umbra 1-1, Rivo Subasio Arna 1-4 e San Luca Valfabbrica 0-0.
a seguire la classifica. Al primo posto con 30 punti troviamo Nocera Umbra, a seguire Arna, Real Virtus e Cerqueto con 23, Rivo Subasio e San Luca 21, Costano 19, Petrignano e La Castellana 17, Giulia Spello, Val Fabbrica e Gualdo Fossato 16, Olimpia Umbria 15, Palazzo 12, Grifo Cannara 11 e per finire Cascia 7. Bene, allora commento breve Stefano su questo girone, stop per il Nocera, anche se stop parziale, perché sul campo stop di un Petrignano sì. che comunque ultimamente si è un po' rimesso bene in carreggiata, direi. Sì. Il risultato un po' più a sorpresa, tra virgolette, è la vittoria dell'Arna in casa del Rivo Subasio. Era uno scontro diretto e sicuramente in Casarivo immagino ci sia molta amarezza per questo passivo pesante così in casa. Ovviamente era un'occasione importante visto che proprio il Nocera stava pareggiando a Petrignano, però sicuramente i valori dell'arrivo su Basio sono di alta classifica e secondo me prima o poi uscirà fuori. Certo, meglio prima che poi per loro, altrimenti prima possibile, insomma, certo. le giornate cominciano a passare. Allora, andiamoci a vedere proprio questa partita, Rivo Subasio, Arna 1-4, commento Leonardo Schiavoni. Tredicesima giornata del campionato di prima categoria, girone C, si affrontano Rivo Subasio ed Arna, un solo punto separa le due squadre in classifica, 21 seconda, Rivo Subasio a 20. L'Arna provano a partire forti, padroni di casa, imbucata facile però presa da Fiorucci. L'Arna si porta in vantaggio con il gol di Giuliano Pici, 1-0 sul cross di Cipriani. Il più lesto è il numero 10 dell'Arna che mette in porta per il gol del vantaggio ospite. Prova a reagire l'arrivo su Basio, pallone imbucato in area di rigore, ferma tutto l'arbitro per fuori gioco, poi su un cross, fallo di mano, calcio di rigore e dal dischetto arriva il pareggio 1-1. A segno il numero 10 Filippo Rustici. Rivo Subasio che torna ancora a farsi vedere in avanti, reclama un altro rigore, questa volta tutto regolare per il direttore di gara, poi conclusione, gran parata di Fiorucci, ma non è l'unica perché anche qui fa un gran intervento e nega il vantaggio arrivo Subasio, poi sul corner mischia in area di rigore, allontana in qualche modo la difesa dell'Arna che poi dopo un periodo di sofferenza torna a farsi vedere in avanti, punizione calciata da Pettirossi, allontanata dalla difesa della squadra di casa. Arna che poi conquista un altro calcio di punizione e grande intervento da parte di Ferroni che nega il 2-1, che però lo trova subito dopo Boschetti di testa, riporta avanti l'Arna 2-1. Rivo Subasio che non ci sta, ingresso in area di rigore e palla messa in mezzo, Fiorucci blocca, poi conclusione da dentro l'area, grande chance sprecata e poi un'altra parata di Fiorucci sulla rovesciata, fioccano occasioni per l'arrivo Subasio che non riesce però a trovare il pareggio, parte forte anche nella ripresa, spreca una chance e allora l'Arna trova il gol del 3-1 con il pallonetto del neo entrato El Maimouni. Quindi avanti di due gol la squadra ospite che continua a farsi vedere in avanti per chiudere definitivamente l'incontro. Qui ci prova invece arrivo Subasio, conclusione però che finisce altissima, poi calcio di punizione dalla destra, il pallone arriva in area di rigore, si salva in qualche modo Fiorucci, il pallone in corner sul calcio d'angolo, spizzata salvataggio e palla poi sulla traversa, anche sfortunata la squadra di casa che non trova il gol del 2-3 per riaprire l'incontro, poi punizione dal limite, si infrange prima sulla barriera e poi termina alta la conclusione nel finale. C'è spazio anche per il 4-1, lo sigla sempre El Maimouni sulla respinta del portiere. 4-1, vince l'Arna e sale a quota 23. È stata una bella partita, equilibrata fino a un certo punto. Risultato forse un pochino troppo penalizzante per l'arrivo, però penso che la vittoria sia stata meritata. Devo dire che il primo tempo loro hanno giocato molto ma molto bene, una squadra che gioca veramente bene al calcio, come ci eravamo preparati sapevamo che concede qualcosa, quindi siamo stati bravi
a fare quello che avevamo preparato. Quindi una bella vittoria che ci dà tanto morale, che ci dà entusiasmo. Andiamo avanti, adesso pensiamo mercoledì a fare questa partita di Coppa Italia e poi dopo ripenteremo al campionato. Purtroppo usciamo male da questa partita, abbiamo subito una sconfitta rotonda che forse non rispecchia quello che si è visto in campo, perché comunque ci abbiamo messo del nostro, loro erano una squadra preparata, però abbiamo fatto qualche errore individuale di troppo e anche forse la gestione in campo arbitrale non è stata ottima, perché non ci ha fischiato molto a favore, però noi non possiamo attaccarci a questo perché vogliamo puntare ad arrivare in alto e quindi bisogna pensare alla prossima partita senza stare a rimuginare tanto sulla partita di oggi. Bene, domenica prossima di grandi scontri diretti, perché ci sarà Nocera Umbra, Rivo Subasio e Real Virtus Olimpia Umbria, ma soprattutto Arna Cerqueto, e quindi vedete che le ci due scontri davvero diretti importanti. Sì. Mi piace anche sottolineare, rubo solo qualche secondo, la vittoria del Cascia sul Palazzo, perché il Cascia insomma era in un momento difficilissimo, mentre invece il Palazzo era un buon momento. Esatto, e invece ne è venuto fuori il Cascia, e una vittoria che sicuramente, anche se la squadra è ancora ultima in classifica, però avrà il potere di stimolare un po' il gruppo. Bene, adesso invece passiamo ai risultati del girone D, quindi completiamo la prima categoria. Castello Ciconia 0-1, Giovanili Todi Romeo Menti 1-1, Lugnano Inteverina e Fanello 3-4, Montefranco San Gemini 0-3, Attiglianese Ferentino Valnerina 4-0, Ortana 1919 Fabbro Valdichiana 3-1, Profi Culle del Nera 0-2, Tiber Montecastello Vibio 3-3. Adesso passiamo alla classifica. L'ultima classifica di questo lunedì. Al primo posto con 26 punti troviamo San Gemini, a seguire Tiber 25, Fanello 24, Attiglianese 22, Ortana 1919 e Lugnano Montecastello. Lugnano Inteverina e Monte Castello Vibio 20 punti. L'aiuto io perché sono un po' non scioglilingua qui. Profi Culle 19, Del Nera 18, Romeo Menti e Montefranco 15, Ciconia 14, Giovanili Todi 11, Castello 10, Ferentillo 9 e per finire Fabbro Valdichiana 8. Stefano, qui c'è la democrazia piena in questo girone, nel senso che la logica dell'alternanza c'è tutte le domeniche. Sì, adesso sì, sì, tocca al San Gemini. È vero, sicuramente il pareggio interno della Tiber nel derby col Montecastello Vibio ha permesso alle altre di accorciare un attimo le distanze, al San Gemini di riprendersi la vetta, tra l'altro con un grande risultato, perché insomma vincere in casa del Montefranco, anche se non è quello degli ultimi anni, e mi aspettavo qualcosina in più onestamente, è comunque un grosso risultato. Da sottolineare anche la bella vittoria del Fanello, perché Lugnano era una delle squadre che stava e sta ancora all'interno della zona playoff, mentre l'Ortana diciamo ha avuto un po', ci ha messo un po' per vincere col Fabbro, non è stata facile, anche se sulla carta era, le previsioni erano insomma una vittoria abbastanza scontata, visto che il Fabbro è ultimo in classifica. Sì, tra l'altro bisogna dire che con la vittoria di ieri il Fanello si candida addirittura alla lotta per il primo posto, perché è lì a due sole. Il Fanello è una squadra, una bella squadra e soprattutto una società organizzata, per cui sì, sì, non è un caso che sia lì. E quindi noi dello scontro diretto vi facciamo vedere le immagini, ovvero Tiber Montecastello Vibio 3-3, e il commento è suo, di Leonardo Schiavoni. Tredicesima giornata del campionato di prima categoria, girone D, si affrontano la capolista Tiber con 24 punti in classifica e il Montecastello Vibio a quota 19, che insegue la zona playoff. All'inizio viene premiato Massimo Ruggeri, ex giocatore sia della Tiber che del Montecastello Vibio, premiato con una targa in suo onore, completo verde e rosso con pantaloncini neri per la Tiber, bianco e blu per il Montecastello Vibio. Un minuto di raccoglimento
per il tragico incidente avvenuto nella notte di sabato. Match che comincia e parte fortissimo il Montecastello Vibio, il gol del vantaggio con il colpo di testa da parte del numero 11 Baiocco Riccardo sugli sviluppi del corner. Ospiti dunque subito avanti, che continuano poi ad attaccare. Altro colpo di testa, questa volta riesce a far suo il pallone pezza nera. La Tiber non ci sta e prova a reagire. L'azione di palla che allarga sulla sinistra per Bordacchini. Al limite dell'area il pallone sbuca ancora Bordacchini. La grandissima risposta da parte di Bartolomei con la mano destra mette in calcio d'angolo. Enorme chance per il Montecastello. Ci prova poi ancora la Tiber. La palla in area di rigore alla fine. La zampata vincente la trova Filippo Menghella. 1-1 il pareggio del numero 9 della Tiber. Il più lesto in area di rigore a metterla dentro. Padroni di casa che continua ad attaccare ancora Menghella. Questa volta svirgola il pallone. Poi protestano. C'è un tocco con un braccio. Quindi calcio di rigore in favore della Tiber. Dall'ischetto il numero 7, Mattia Bordacchini, che si presenta contro Bartolomei, lo spiazza e fa 2-1 per la Tiber. Rimonta completata dei padroni di casa con i gol di Menghella e Bordacchini. Dunque tutto da rifare per il Montecastello, che era partito molto forte trovando subito il gol del vantaggio. Ma ancora la Tiber che attacca. Grandissima chance con Bartolomei che però nega il gol a pal del 3-1 a tu per tu. Gran parata del portiere del Montecastello e rammarico per il giocatore della Tiver. Il Montecastello poi attacca, qui viene fermata però un'azione che si conclude con il gol per posizione di fuori gioco. Si rimane dunque 2-1 per la Tiver, che ci riprova ancora. Il pallone allargato sempre per Bordacchini in area di rigore. Cerca palla, il cross, la spizzata ancora vincente. C'è un l'ultimo tocco di un difensore della Montecastello. E dunque il 3-1 per la Tiber, che si porta addirittura avanti di 2 gol. E qui sfiora anche il quarto con il colpo di testa deviato in corner. Ci prova poi il Montecastello. Calcio di punizione sfortunato qui. La palla sbatte sulla traversa. Ci ha provato Butiznar. Alla fine però il gol, Montecastello lo trova lo stesso con il tocco vincente da parte di Botnaru, che accorcia le distanze. Tutto nel primo tempo, 3-2. Poi altra punizione, questa volta non la prende la traversa, finisce alta di poco. All'intervallo dunque 3-2 per la Tiber. Partita davvero scoppiettante. Nella ripresa Montecastello prova a cercare il pareggio. Testa bassa, qui sfiora un grandissimo gol da lontanissimo con la palla che accarezza il palo e termina sul fondo. Grandissima chance per gli ospiti, che continuano ancora a spingere. L'apertura di Butiznar, altra conclusione da lontanissimo. Arriva il 3-3, un gol stupendo del Montecastello, sorpreso pezza nera. E gol meraviglioso da parte del capitano Mazzocchini, che fa 3-3. C'era andata vicina la squadra ospite prima con un tiro da lontano, adesso trova la porta. 3-3, questa volta è tutto da rifare per la Tiber. Davvero partita a episodi. Il vantaggio del Montecastello, i tre gol della Tiber e poi il pareggio. Qui viene allontanato per proteste l'allenatore del Montecastello. Si scaldano anche gli animi. Ci prova ancora la Tiber a riportarsi in vantaggio. Qui viene fermato per posizione di fuorigioco Ambrogi a tu per tu con Bartolomei. E poi l'arbitro, in seguito
a varie proteste, espelle il numero 7 Bordacchini. E quindi Tiber costretta a chiudere la partita con l'uomo in meno. Nel finale ci prova il Montecastello, grandissima chance, ma Pezza Nera dice di no a Mastrini. Grande chance per il Montecastello di vincerla, ma non è l'ultima, perché anche la Tiber ha un'occasione in area di rigore. Conclusione e la parata in due tempi a terra di Bartolomei. Ancora la palla dall'altra parte per Mastrini, che si libera in area di rigore, conclude male però, pallone sul fondo. Risultato dunque di 3-3. Si concluderà così il match con la Tiber che sale a 25 punti in classifica, a quota 20 invece il Montecastello. Partita due volte secondo me, primo tempo meglio loro, anche se siamo andati in vantaggio, dopo abbiamo sofferto molto le ripartenze loro, la velocità degli esterni, e quindi sono andati meritatamente in vantaggio. Siamo stati fortunati a trovare il gol del 3-2, che lì ha cambiato secondo me la partita. Poi il secondo tempo molto bene, abbiamo giocato palla a terra, anche se su questo campo non era facile giocare. Comunque avevamo davanti la prima della classe, quindi recuperare con due gol di svantaggio e portare a casa anche un pareggio, comunque sia, mi è piaciuta molto la reazione della mia squadra. Comunque sia, derby corretto, non ci sono state situazioni particolari. In bocca al lupo a loro per il campionato, e noi, se siamo quelli del secondo tempo, possiamo dire la nostra sicuramente. E che ne dice del pubblico che sta assistendo alla partita? Quando una cornice di pubblico così dà, fa sempre piacere in prima categoria, anche perché uno gioca anche per questo. Più gente c'è, più diciamo, coroniamo i sacrifici che facciamo durante la settimana, anche per chi viene a vedere la partita sicuramente. La partita di oggi è stata una bella partita, piena di gol, con un risultato bugiardo, perché se c'era una squadra che meritava la vittoria, quella era il Montecastello. Montecastello che ha avuto un mister alla quale faccio i complimenti, che l'ha preparata meglio sotto il punto di vista mentale. Poi su questi campi pesanti la tattica, la tecnica vengono in secondo piano. Quindi faccio i complimenti al Montecastello per come ha interpretato la partita. Ai miei ragazzi dico comunque bravi, sono andati sopra i miei errori. Sono riusciti a riportare un punto in una partita comunque si era fatta difficile, complicata, andando in inferiorità numerica, andando sopra agli errori, insomma, miei, insomma, dell'allenatore, ecco. Completato la prima categoria, adesso vi annuncio il servizio di seconda, che abbiamo in pratica tutte le domeniche. Stavolta riguarda il girone A, la vittoria del Madonna Alta Ferro di Cavallo 1-0 contro il Don Bosco, firmata Lustri. Il commento è sempre di Leonardo Schiavoni. Nona giornata del campionato di seconda categoria girone A, si affrontano Madonna Alta Ferro di Cavallo e Don Bosco. 6 punti per i padroni di casa, 9 per gli ospiti. Prova a partire forte Madonna Alta, conclusione di Lustri, blocca a terra Pedone senza difficoltà, poi ci prova anche Lanza, entra in area di rigore, il tiro viene respinto ancora dal portiere del Don Bosco. Partenza decisa nella Madonna Alta, qui pallone in area di rigore, Bergiacchetti che di testa colpisce la traversa, grande chance per Madonna Alta. Si fa vedere poi anche il Don Bosco con un tiro che termina largo da parte di Lana. Madonna Alta più volte va vicino al gol nel primo tempo. Qui il Don Bosco ha una buona chance, pallone messo in mezzo, nessuno però riesce ad arrivare, libera la difesa della Madonna Alta in più occasioni. Qui decisivo l'intervento di Scocciolini che salva, attacca poi ancora la Madonna Alta, non riesce a mettere la testa Morgissi. Nella ripresa ci prova il Don Bosco, conclusione che termina alta, poi buona chance prima non alta, pallone in area di rigore controllato da Giacchetti, conclusione sporcata, pallone in angolo, e sul corner arriva il colpo di testa vincente del numero 9 Mirko Lustri, che fa 1-0 per il Madonna Alta. L'anticipo sul primo palo, pallone all'angolino, Madonna Alta in vantaggio, qui Lanza mette in mezzo, pallone che rimane in area di rigore, la mischia, l'intervento di Pedone che salva il Don Bosco. Poi qui una mischia clamorosa, il Madonna Alta ne approfitta,
si invola verso la porta, Giacchetti che dribbla pedone, porta vuota, conclusione clamorosamente larga, sfiora il gol del 2-0, Giacchetti ma la mette a lato, si accende la partita anche dal punto di vista delle mischie tra le due squadre. Qui grande azione sempre di Giacchetti, blocca terra pedone, ci prova poi il Don Bosco, calcio di punizione sulla traversa da parte di Berardi, grandissima chance nel finale, Madonna Alta spreca la palla del 2-0 con Lustri, tiro viene salvato sulla linea e al fischio finale, dunque 1-0 per il Madonna Alta, aggancia il Don Bosco a 9. Difficile, su un campo difficile con delle condizioni meteo non buone, e questo un pochettino penalizza il bel gioco, quello che cerchiamo di far noi. Al di là di questo non sono contento come la squadra ha interpretato la partita, anche se abbiamo cercato di farla più noi, e non sono contento di alcune cose che sono successe in campo e che non mi appartengono come spirito. E quello che voglio lasciare al calcio è diverso da quello che ho visto, tante chiacchiere, anche il fatto di non aiutare un ragazzo giovane che magari è in difficoltà come l'arbitro, invece incentivarlo. Io da giocatore non ero uno stinco di santa, anzi ho fatto un sacco di errori, oggi mi sono ripromesso di essere più collaborativo, e quando sento che continuamente si mette in difficoltà con delle proteste inutili e poi le sceneggiate a fine partita, chi sta fuori soprattutto? Le cose del campo credo che si debbano risolvere da chi gioca in campo, invece sento tanto da fuori e magari si vede poco da dentro. In realtà questi ragazzi hanno bisogno che noi li facciamo crescere con altri valori e principi in campo e anche umani diversi fuori dal campo. Partita sicuramente che il campo ha reso difficoltoso, il tempo più che altro, però credo che ai punti abbiamo meritato la vittoria. È stata una vittoria sofferta, due pali in traversa, quindi sembrava che ormai il risultato era solo 0-0, poi su un calcio d'angolo siamo riusciti a sbloccarla. Però credo che fondamentalmente ai punti ce la siamo meritata. Giocavamo contro una squadra che sapevamo organizzata, che forse è l'unica squadra che prova a giocare a calcio in questa categoria. Noi ci siamo un po' adattati, il campo ci ha dato sicuramente una mano, però alla fine credo vittoria in Italia. Bene, allora io chiuderei questa puntata facendo una domanda a Francesco, così diciamo di colore, come si dice in gergo giornalistico. Come sei stato accolto dall'allenatore umbro, dalla gente? Quindi dagli appassionati, dalla tifoseria, con diffidenza oppure con aspettative? Come sei stato accolto? Ma guarda, Fabriano intanto c'è da dire che è una piazza, cioè parliamo di una città, di 20, sì. 25.000 e passa abitanti, fra, no? Quindi chiaramente, però purtroppo a differenza di tante altre società marchigiane ha poco seguito come pubblico, è più una città di basket, non so se vi ricordate, sì, come no. I fasti cestistici di... E quindi è rimasta un pochino città di basket, cioè, nonostante c'ha uno stadio con una capienza di 4.000 posti, viene pochissima gente seguita. Quindi diciamo che anche agli allenamenti c'erano sempre quella decina di presenze, ma di gente più che altro di vecchia data, nel senso i nostalgici, sì, sempre. Quindi diciamo da questo punto di vista non sono andato sicuramente su una piazza calda, dai, diciamo così. Però, torno a ripetere, il campionato in realtà è un campionato bello che da gusto partecipare, dai, diciamo così, e poi purtroppo l'esperienza è andata in questa maniera qua, però se dovessi rifare la scelta, risultato a parte è una scelta che rifarei, perché secondo me è un qualcosa in più che arricchisce un bagaglio di un allenatore dilettante umbro, perché... Torno a ripetere, secondo me è un campionato. Senti, ma se trovi squadra in eccellenza peschi un po' nelle Marche a questo punto. No, qualche consiglio alla società? Io io sono abituato a essere chiamato, quindi vediamo se accade qualcosa. È chiaro che non c'ho voglia di smettere di fare l'allenatore, però è chiaro anche che ci sono. Non c'hai la tentazione della pallavolo, come ha detto qualche maligno. Pallavolo seguo la Sir la Sir Susa, anzi, permettetemi di dire Sir Susa, perché l'azienda dove lavoro è il main sponsor di quest'anno, è la Sir. Quindi quest'anno sono ancora più coinvolto nelle vicissitudini pallavolistiche.
Ma io mi meraviglierei se un giorno lo vediamo al posto di Anastasio. Esatto. Beh, insomma, una bella sfida. Allora, grazie per essere... Io vorrei ringraziare Giorgiana. Sì. Perché non è facile essere catapultata dentro l'etere, si suol dire. Fammi il primo piano questi begli occhi, Carlo. È stata molto brava. Eccola qua. E poi saluto Giacomo Bevilacqua. Ciao a tutti e ci vediamo presto. Saluto Stefano Bagliani, direttore di settecalcio.it. Ciao Fabio, buonanotte a tutti. Grazie a Francesco Farsi. No, grazie a voi, è sempre un piacere... Soprattutto essere tornati fra amici, dai. Bene, grazie a te. Ci mancavi. E allora Giorgiana, salutiamo tutti i nostri telespettatori, però io voglio ricordare che con me, specialmente, con tutta la nostra squadra lunedì prossimo, ma con me giovedì ore 23, canale 99, i servizi del turno infrasettimanale. Avete assistito dal bar-ristorante Albergo Centova di Perugia a Studio 90 lunedì. Appuntamento per lunedì prossimo, 12 dicembre, alle ore 21 sul canale 99 del Digitale Terrestre. Buonanotte a tutti. Chi l'avrebbe detto mai, com'è volato il tempo, la vita forse va così, ti affianca e ti sorpassa, e tu che tiri dritto, ti sembra sempre di andar piano, invece insegui la tua strada, e sei arrivato fino a qui, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito per capire. Grazie a chi mi ha detto no, ad un sorriso sconosciuto, ad una donna, ad un amico, a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. È una questione di ironia, se vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere, hai ancora da imparare. Se corri arrivi più veloce, ma forse perdi delle cose. E quando credi sia finita, un'occasione nuova avrai, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato ad andare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito ad imparare. Grazie a chi mi ha detto no, al sorriso di un bambino, a una donna, la mia sposa. Grazie a tutti che date vita alla mia vita, in questa favola infinita, che mi ha insegnato a guardare avanti, anche se ferito al cuore, mi è servito per capire. Grazie a chi mi ha detto no, alle sfide, alle salite, dalle mani di mio padre e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta.
quanto dato, quanto avuto, per quanto riso, pianto, sperato, per ogni giorno che ho ricominciato, per ogni istante regalato, voglio dire grazie a tutti.